Buongiorno a tutti e benvenuti e grazie di esserci. Sono particolarmente orgogliosa di presentare questa iniziativa che si inserisce nello stile di lavoro che ha caratterizzato il corso di laurea magistrale in scienze dell'informazione, della comunicazione e dell'editoria. Non si sente? Prendo quello? Ricomincio da buongiorno. Allora, buongiorno, grazie di esserci. È proprio un piacere per me presentare questa iniziativa del corso di laurea magistrale in scienze dell'informazione e della comunicazione. Un'iniziativa che si inserisce perfettamente nella cifra e nello stile di lavoro del corso di laurea, che negli anni ha curato con grande attenzione proprio la realizzazione di iniziative funzionali alla crescita degli studenti per il tramite di incontri con professionisti, intellettuali, interlocutori di rilievo, sia del mondo delle professioni che i nostri studenti si preparano ad affrontare, sia dei dibattiti più generali che attraversano, che in questo periodo di temi da discutere ce n'è veramente molti. Vi ringrazio anche perché, come sapete, intanto vi vedo e siete gli studenti del corso di laurea di editoria, e vi ringrazio anche perché, come sapete tutti, io dopo 15 anni ho lasciato il coordinamento del corso di laurea, ma mi auguro che possa camminare sulle sue gambe e possa continuare a esprimere il suo potenziale, anche se al momento si trova in acque che non definirei proprio tranquille. Io ringrazio il rettore, ringrazio i nostri interlocutori, sono veramente molto consapevole dello spessore delle persone che sono qui oggi a discutere di un tema enorme, fondamentale, e quindi ringrazio appunto il rettore, ringrazio il dottor Giuliano Amato e la dottoressa Donatella Stasio, il dottor Giancarlo Coraggio, anche egli presidente emerito della Corte Costituzionale. Poi abbiamo un interlocutore che per noi è ormai familiare, Marco da Milano, esponente appunto del mondo del giornalismo al quale tendenzialmente ci riferiamo. E ringrazio anche Greta Baldini, che è una nostra studentessa e particolarmente interessata a questi temi, alla comunicazione politica e al giornalismo. E che quindi mi sembra molto significativo che possa comparire fra gli interlocutori di questa mattina. E ultimo, ma in realtà non ultimo, ringrazio il professor Mennella, perché il professor Mennella è con me da 20 anni un cardine di questo corso di laurea e devo dire ha all'attivo una super collaudata formazione professionale di tanti studenti che hanno mostrato le loro capacità direttamente sul campo e tuttora lo stanno facendo come apprezzati professionisti. Non dirò niente sulla Corte Costituzionale e sul volume che siamo qui per discutere, perché di fronte a degli esperti mi sembrerebbe di spendere delle parole inutili e devo dire superficiali. Quindi la prima cosa che mi sento di fare è passare la parola al nostro magnifico rettore, il quale, e lo ringraziamo, ha ritenuto di importante essere presente stamattina. Grazie a tutti, buona giornata e speriamo che ne venga fuori un dibattito costruttivo, interessante e utile soprattutto per voi giovani. Grazie professoressa Morabito, grazie agli autori del volume,
al Presidente Emerito Giuliano Amato, alla Dottoressa Di Stasio, al Presidente Emerito Coraggio, al Dottor Da Milano, che ci hanno onorato oggi qui della loro presenza per la presentazione di questo importante volume. Sono molto contento e onorato che in realtà questo tipo di iniziative avvengano nell'ambito delle attività di un corso di laurea, di un corso di studi, perché credo che accanto alle iniziative canoniche tradizionali legate, diciamo così, agli studi codificati, sia molto importante avere momenti di dialogo come questo, in cui peraltro una presentazione così autorevole relativamente all'apertura di un organo fondamentale di bilanciamento dei poteri per la nostra democrazia venga fatto con la presenza di giovani, con la presenza degli studenti, con la presenza di diciamo persone che si stanno perfezionando, che stanno conducendo un corso di studi che li porta chiaramente a affrontare questo genere di tematiche. Però in realtà questo è un momento di riflessione più alto che tocca tutti noi, a prescindere dal singolo dominio applicativo all'interno del quale ciascuno di noi è coinvolto e ciascuno di noi è interessato. E quindi questo credo che possa gettare i giusti semi diciamo di sviluppo di questo pensiero, di questo pensiero critico, della possibilità di confrontarsi con l'importanza e il ruolo di organi che garantiscono il bilanciamento dei poteri all'interno della nostra democrazia. Avremo la possibilità di ascoltare oggi la presentazione di un volume redatto a quattro mani che ci presenterà un excursus in questo ambito, in questo contesto. Sotto questo profilo il nostro Ateneo è sempre, da sempre, aperto a questo genere di iniziative, come naturalmente è giusto che sia, e mi fa molto piacere che in questa sede, l'auditorium di diciamo Ennio Morricone, sia diciamo oggi qui per diciamo ospitare questo evento. Non rubo altro tempo alle importanti e preziose presentazioni che avverranno di qui a poco. Ringrazio ancora per aver pensato al nostro Ateneo come sede per questa presentazione e sono certo che tutti noi potremmo apprezzare quello che verrà detto e essere testimoni di questa riflessione per poterla anche attraverso una contaminazione con tutti i nostri colleghi e tutti gli altri ambiti in cui ciascuno di noi è coinvolto. Vedo qui molti colleghi che non sono afferenti diciamo ad aree culturali molto diverse anche da lettere, questo mi fa molto piacere, e potremo disseminarne il contenuto anche altrove per promuovere questo genere di riflessione. Grazie ancora e buon lavoro a tutti. Proseguiamo con i saluti istituzionali e quindi la parola al direttore del Dipartimento, il professor Lorenzo Perilli. Buongiorno, grazie anche da parte mia, grazie agli ospiti che hanno accettato di venire, al rettore, a tutti gli amici, i colleghi e gli studenti che sono qua, a Carmela Morabito per l'organizzazione, a collega Mennella anche, che si è fatto tramite di questa iniziativa. Io credo che sia difficile sopravvalutare l'importanza non tanto del libro, che sarebbe piaggeria dirlo, ma dei temi che il libro affronta oggi, quindi quello dei diritti, della democrazia e degli organismi deputati a garantirci questi diritti, che rappresentano l'esito di un percorso di 2500 anni sul quale abbiamo molto faticato, diciamo, come civiltà occidentale. Siamo in un momento di transizione essenziale oggi, in cui quello che noi davamo per acquisito, per scontato, questi organismi, queste strutture, questi che sono i pilastri della sistema democratico nel quale siamo abituati a vivere, sembrano vacillare. Siamo in un momento di transizione dal quale difficilmente si tornerà indietro, di cambiamento fondamentale dell'identità stessa dell'individuo, dell'identità del rapporto tra individuo e società, tra individuo e individuo, tra individuo e istituzioni, per l'appunto. Questo non è neanche indipendente dalla transizione tecnologica che stiamo vivendo, dall'approccio algoritmico al reale, in cui ci stiamo sempre più introducendo, in cui stiamo sempre di più, al quale ci stiamo sempre di più abituando, il quale approccio algoritmico al reale è difficilmente, si presta difficilmente ad un sistema democratico e si presta più facilmente e più funzionale ad un sistema autocratico, in realtà per la sua stessa natura che richiede un controllo centralizzato. Quindi credo che sia particolarmente importante il sentire quello che
ci verrà detto, soprattutto per i giovani e per gli studenti che sono quelli che per il futuro si troveranno più di noi ad affrontare questo mondo nuovo verso il quale stiamo andando. La Costituzione e gli organismi che ne garantiscono il funzionamento sono appunto tra quei pilastri fondamentali ai quali facciamo riferimento, abbiamo fatto riferimento per tanti anni fino ad ora, e confidiamo, diciamo, di riuscire in qualche modo a mantenerne la funzionalità, l'efficienza, l'efficacia, e che ci garantisca appunto il rispetto di quei diritti e anche di quei doveri, se vogliamo vederla dall'altro lato, che sono l'entità e l'identità stessa della nostra società. Grazie quindi a tutti per esserci, grazie per il libro, grazie per il contributo che ci vorrete dare. Buon lavoro a tutti. La parola alla prorettrice della comunicazione, la professoressa Lucia Ceci. Grazie e buongiorno a tutti e a tutti, benvenuto e benvenuta al presidente Giuliano Amato, la Donatella Stazzi. È per me e per noi un piacere accogliere in questa sede la presentazione di questo libro sulla Corte di Cassazione e su come tra il 2017 e il 2022 non è stata aperta alla società, alla scuola, al carcere, ed è questo un compito che anche come università cerchiamo di prendere sul serio, no? Uscire dalla turris eburnea, dall'idea di una cultura e di istituzioni separate dalla vita quotidiana. E mi piace ricordare che proprio su questo palco è stato inaugurato l'anno accademico in corso con una prolusione della Presidente Margherita Cassano, e quindi diciamo Presidente della Corte di Cassazione, a testimoniare l'attenzione che il nostro Ateneo attribuisce a questo dialogo tra organi costituzionali, attività universitaria, insegnamento e comunicazione. Ecco, no? A leggere alcune pagine del libro mi ha colpito e mi sono ritrovata in questo sforzo, no? In questo impegno raccontato dall'autrice di comunicare inteso come conoscere, farsi conoscere, comunicare come esigenza di trasparenza. Come sono una storica dell'età contemporanea e non posso, pensando, insomma, Giuliano Amato sappiamo ha rivestito molteplici e importantissimi ruoli nella storia dell'Italia repubblicana, però il suo ruolo anche all'interno della Enciclopedia Italiana, la Treccani, il ruolo e la sua decisione di rendere accessibili a tutti le voci del dizionario biografico, no? È stato uno sforzo, i nostri studenti, i nostri studentessi, ma anche noi come studiosi spesso attingiamo al dizionario biografico e abbiamo adesso tutte le voci online. Questo è il frutto di fu il frutto di una volontà, di una spinta del presidente Amato, e anche in quel caso appunto uno sforzo per portare l'istituzione nella società. A un certo punto, ecco, concludo con questo passaggio, no? del libro che mi piace citare, e si afferma: creare nei cittadini la consapevolezza dei propri diritti e del ruolo della Corte Costituzionale è l'antidoto migliore contro le regressioni democratiche. Nella creazione di questi antidoti, di questi anticorpi, è necessario, no, una collaborazione, un lavoro collettivo in cui, insomma, per il quale ringraziamo gli autori del volume, ma
nel quale anche l'Università è partecipe, e quindi grazie alla professoressa Morabito e a tutti i colleghi del corso per aver organizzato questa importante iniziativa, e a tutti e a tutti buon lavoro. Grazie. Dunque, direi che possiamo entrare nel vivo, e allora do la parola al professor Giuseppe Mennella, che modererà questa discussione sul volume di Giuliano Amato e Donatella Stasi e l'interlocuzione con Marco da Milano, con il dottor Coraggio e con la dottoressa Baldini. Peppino, ti passo la parola. Allora, stavo ringraziando uno scienziato del diritto, ma un libro li aprirà una vostra collega, Greta Baldini, e questo ha un significato che so che i nostri interlocutori hanno apprezzato. Non capita spesso, però forse dovremmo farlo capitare più spesso. Vi annuncio già da adesso che un gruppo di studenti particolarmente motivato, qui non ci sono presenze, come dire, coatte, qui sono presenze volontarie, mi hanno annunciato la volontà, il desiderio di porre domande ai nostri ospiti. Io qui farò soltanto il vigile urbano, nel senso che dirigo il traffico, do la parola, cercherò di non togliere la parola se tutti stiamo nei 10 minuti. Io però due parole devo dirle, 10, 15, se io dico 10 per arrivare a 15, adesso cominciamo con le trattative. E due parole introduttive perché su questo libro. Guardate, lo dice uno che ha vissuto tutta la vita professionale nelle istituzioni, quelle parlamentari in particolare. Va bene, io dico che quando io ho finito di leggere il libro di Donatella e del presidente Amato, ho detto: bene, questo era un libro necessario, con un avverbio, io odio gli avverbi, però questa volta lo metto, civilmente necessario. Civilmente necessario. Civilmente vuol dire che mi rende cittadino e quindi portatore di diritti. Noi, guardate, apparteniamo, siamo di diverse generazioni, però diciamo che apparteniamo tutti a generazioni che sono cresciute, tutti noi siamo cresciuti in democrazia, in una repubblica democratica e antifascista. Poi basterebbe dire democratica per dire che è antifascista. Però oggi bisogna dire antifascista, e diamo per scontato che noi siamo portatori e usufruiamo, godiamo di diritti. E ora, di tante libertà, di diritti di libertà. In verità non è così, nel senso che sarebbe un tragico errore dare per scontato i diritti, dare per scontati i diritti. Dare per scontata la democrazia, dare per scontata la libertà. C'è stato un tempo, che non è lontanissimo da noi, in cui i diritti non erano riconosciuti e nulla storicamente garantisce che quei tempi non possano tornare. Non c'è nulla che ci garantisca. La Corte Costituzionale, chi legge il libro lo apprende, lo capisce, lo vede, lo vive, è un custode attivo ed è il garante dei diritti fondamentali e inviolabili che sono scritti, incisi, dico io, nella Carta Repubblicana. Ecco, questo libro mi ha insegnato, mi ha spiegato, mi ha ricordato che i diritti sono tali se vivono, se sono applicati, se sono rispettati, se sono difesi, se sono fatti rispettare, se sono rispettati. Se noi non conosciamo i nostri diritti, e qui parlo in particolare alle nuove
agli studenti e alle studentesse, noi siamo destinati a perdergli quei diritti. Se va bene, il destino è di vedere ridimensionati, la portata di questi diritti, la loro applicazione. Ora, considerati la facoltà universitaria in cui ci siamo adesso, i corsi di laurea nei quali studiamo e operiamo, voglio citare soltanto un diritto tutelato dalla Costituzione. Non è una citazione casuale quello che faccio, mi riferisco alla libertà di espressione, articolo 21 della Costituzione. Nella sua forma qualificata, la libertà di espressione si configura come diritto all'informazione. Quando diciamo diritto all'informazione, vogliamo dire il diritto dei cittadini a essere informati, non il diritto di me giornalista, soltanto il diritto di me giornalista a informare. Ora, ci sono due motivi particolari per i quali cito l'articolo 21 e la libertà di manifestazione del pensiero, della parola e di ogni altro mezzo e dello scritto. Uno è attuale, perché il diritto all'informazione subisce oggi attacchi e minacce esplicite e pesanti. Apro una parentesi, lo dico questo adesso non da docente, da giornalista, non avvertita. La minaccia non è avvertita nella sua pericolosità, nella sua totalità, dalla categoria alla quale sono ancora, all'ordine professionale al quale sono ancora iscritto. E l'altro motivo è una ragione storica che ben sintetizza poi il rilievo decisivo di avere, quello sta nel libro, poi di avere non il diritto, ma il senso di avere una Corte Costituzionale custode delle nostre libertà, proprio qua dentro questo, cammina per le righe, per le pagine. Perché la cosa è nata da una curiosità, ma qual è la prima sentenza della prima Corte Costituzionale? E ho scoperto che risale a questi tempi del 56, era la primavera del 56, riguarda proprio la prima sentenza della Corte, l'articolo 21 della Costituzione, l'abrogazione di una legge fascista che, se fosse vigente, impedirebbe a voi studenti di fare quello che fate nel cortile della facoltà con i megafoni, con le elezioni, con i volantinaggi, le campagne elettorali, quando esprimete il vostro dissenso dalla guerra. Non avreste potuto farlo se nell'aprile del 56 la prima sentenza, poi fu pubblicata a giugno, la prima sentenza della Corte disse che questa legge fascista di pubblica sicurezza, perché la libertà di manifestare il proprio pensiero era in mano alla pubblica sicurezza, si chiamava così la Polizia di Stato, in mano alla celere, ai questurini, se non l'avessero abrogata, noi oggi non potremmo, addirittura probabilmente non potremmo manco riunirci. E questa era era una norma fascista del 31 che vietava addirittura la distribuzione dei volantini, dei giornali, degli stampati e così via. Ora, noi in questo luogo, all'università e fuori da queste mura, noi possiamo esprimere liberamente le nostre opinione, distribuire volantini, parlare da un megafono, ed è una conquista di non poco conto, e tanto dobbiamo all'attività della Corte Costituzionale che si avvia verso i 70 anni di vita. Io torno all'inizio per chiudere. Non è stato sempre così, non siamo sempre stati liberi, e io dico dobbiamo operare, dobbiamo restare vigili perché questi diritti di libertà non vengano, diciamo, compromessi. Io non aggiungo altro, ho pure parlato troppo forse, e iniziamo dando la parola alla dottoressa Greta Baldini, alla quale compete l'onere, dove sei Greta? Sei lì, di raccontarci questo libro e di dirci pure se può, ma poi che ne pensa? Soprattutto. Sì, io non conosco la relazione della dottoressa Baldini perché credo nei diritti di libertà di espressione, non per altro. Grazie.
Magari, buongiorno a tutti quanti, vi ringrazio per essere qui oggi, ringrazio soprattutto, oltre che questo pubblico, anche voi che oggi siete i miei colleghi, posso dire. E, inizierei con il porci una domanda. Che cos'è la Corte Costituzionale? La risposta ci è stata data nella prima pagina, nell'introduzione di questo libro. La Corte Costituzionale è scudo, è difesa al pluralismo e alle minoranze, tutela i diritti del cittadino, dà voce alla Costituzione e soprattutto garantisce che il nostro Paese, attraverso le sue leggi e i suoi comportamenti, tuteli effettivamente, rispetti questi valori e le promesse che la Costituzione del 48 ci ha dato. Però perché, se la Corte Costituzionale ha effettivamente questo potere e questa responsabilità nei confronti dei cittadini, in Italia non si è consci di questo potere, non si è consapevoli di quanto sia importante rispetto alle altre istituzioni italiane o le corti supreme del mondo, dell'estero. Questo però, questo cambiamento, questa consapevolezza arriva attraverso un cambiamento definito storico, che a me piace chiamare rivoluzionario, consapevole che ai nostri autori la parola rivoluzione non troppo si adatta a questo periodo. È un periodo di soli 5 anni, inizia nel 2017 fino ad arrivare al 2022. Questo cambiamento arriva quando al Palazzo della Consulta, sede dove risiede la Corte Costituzionale, matura un'idea, una consapevolezza. È necessario farsi conoscere. E come lo si fa? Attraverso uno scambio di saperi ed esperienze, attraverso un linguaggio comune. Perché questo? Perché il diritto è sia quello dei cittadini di conoscere, ma soprattutto è un dovere dell'istituzione di informare, di far conoscere chi è e cosa fa soprattutto. In questi 5 anni la Corte Costituzionale ha viaggiato attraverso le scuole, attraverso le università, per i carceri, affinché questa conoscenza potesse effettivamente arrivare alla portata di tutti. Ma aggiungerei che in realtà questo viaggio non si è concluso nel 2022 e il motivo è davanti ai miei occhi qui oggi. Ci troviamo all'Università di Roma Tor Vergata, davanti a una platea di professori, professoresse e soprattutto studenti e studentesse, che qui davanti a noi, nonostante non siano esperti in materia, non siano addetti ai lavori, sono pronti all'apprendimento, all'ascolto e a questo scambio che tanto vuole la Corte Costituzionale, attraverso l'utilizzo di un linguaggio comune, lineare, che migliori la trasparenza e affinché la platea per una cittadinanza attiva si ampli. Ed è importante perché noi siamo il futuro, noi giovani. È importante che ci siano dati gli strumenti per saperlo affrontare affinché si arrivi ad essere all'interno di questa società consapevoli, che possiamo viaggiare in questa società consapevolmente. Questo viaggio ha inizio con l'allora Presidente della Costituzione, Paolo Grossi, il quale decide per la prima volta di entrare a far parte di questo viaggio. Si presenta al comune di Afragola, in provincia di Napoli. Afragola, in provincia di... Scusate. In provincia di Napoli, in Campania, la cosiddetta Terra dei Fuochi, secondo me un luogo importantissimo dove iniziare a imprimere questo passaggio, l'inizio di questo viaggio. E seppur alla fine del suo mandato, Paolo Grossi, davanti alle più alte cariche, sosterrà che è necessario metterci la faccia, è necessario educare i giovani alla cultura della Costituzione.
Questa consapevolezza e questa sua leadership fortunatamente verrà ereditata dai futuri 5 presidenti della Corte Costituzionale fino ad arrivare appunto a Giuliano Amato. È l'inizio di una nuova era. Giorgio Lattanzi, il suo successore, aprirà nuovamente questo viaggio dalle scuole alle carceri. È un momento esemplare, è l'inizio di una nuova era perché, e io oso dire rivoluzionaria nella comunicazione istituzionale, perché verranno addirittura aperti dei social, Instagram, YouTube, Twitter, affinché la conoscenza e la consapevolezza dei giovani venga allargata. Con la presidenza nel 2020 di Marta Cartabia, prima donna a ricoprire questo ruolo di presidente della Corte Costituzionale, l'apertura dei nuovi media alla comunicazione si allarga ancora di più con la pubblicazione di un podcast dal titolo La libreria dei podcast, importante perché avviene una narrazione del passato, del presente e del futuro attraverso le parole degli stessi giudici. Con l'utilizzo appunto di un linguaggio comune, non legislativo, non sempre per forza legislativo. Il progetto verrà accolto nuovamente, come ho già detto, dai futuri presidenti della Corte Costituzionale, Morelli e Coraggio, che nonostante la difficoltà della pandemia apriranno il palazzo al pubblico, con trasmissioni attraverso Rai, La 7, attraverso soprattutto l'utilizzo dell'internet, dell'online. Secondo me questa leadership, e ritengo che questa leadership dal 2017 al 2022 ha portato ad un cambiamento storico, conclusosi con Giuliano Amato, che ci darà personalmente la propria testimonianza di questo percorso e di questo viaggio che, ripeto, non ha una fine. Siamo probabilmente soltanto all'inizio. È importante perché sono riuscita ad intuire la potenzialità delle nuove tecnologie che con intelligenza hanno rese proprie alla portata di tutti, dimostrando capacità di adattamento. Quando un mese fa circa il professor Mennella mi ha chiesto di essere qui presenti davanti a voi, ammetto una grossa agitazione, perché già solo al nome del titolo, Storia di diritti e di democrazia, la Corte Costituzionale e la società, ammetto di aver paura di non essere in grado di poter parlare di Corte Costituzionale. Ciò che è importante di questo libro è che sì, parla di diritto, ma non ne parla in maniera soltanto giuridica, ne parla per la società, è per la società, infatti il suo sottotitolo è La Corte Costituzionale nella società. È un libro che testimonia il successo di una buona comunicazione, legittima che è possibile narrare il diritto e che sia il dovere nei confronti dei cittadini di rendere possibile questa narrazione. Bisogna perciò comunicare, porsi in ascolto ed aprirsi. È così che la Corte Costituzionale in questi 5 anni ha rotto i suoi vecchi confini. Concludo con un piccolo racconto presente nel libro. Secondo me la testimonianza di questo avvenuto successo lo si ritrova in Giorgiana. Giorgiana è una detenuta del carcere di Rebibbia. Durante la presidenza di Lattanzi, alla fine di un incontro nelle carceri, correrà da Lattanzi e gli dirà: avevamo uno scudo e non lo sapevamo. Ora Giorgiana sa, ora Giorgiana è consapevole e ha gli strumenti per poter ritornare in società. Grazie. Magistrato di professione, fatto la
carriera in magistratura fino a giungere alla presidenza del massimo organo di giustizia amministrativa, che è il Consiglio di Stato. Quindi è stato presidente del Consiglio di Stato, poi è stato giudice costituzionale, poi presidente della Corte Costituzionale tra la fine del 20 e l'inizio, e la, sì, dico bene, l'inizio del 22, ed è, lo ha ricordato Greta proprio adesso, è proprio uno, insieme al presidente Amato, uno dei protagonisti di questo viaggio in Italia, di questa meravigliosa apertura del Palazzo della Consulta, dell'attività della Corte Costituzionale alla società italiana. Grazie Presidente intanto per essere qui con noi. No, prego, grazie a voi. Allora, vediamo di fissare il tempo, vabbè, complicato. Allora, non è la prima volta che io presento e parlo di questo bel libro. Non è la prima volta, ma lo faccio sempre con grande piacere. Perché, come è stato efficacemente affermato qualche minuto fa, è un libro necessario. Un libro necessario per comprendere che cosa è avvenuto nella Corte in questo novennio che in gran parte abbiamo vissuto insieme con Giuliano Amato e Donatella Stasio. È importante cominciare a chiarire questo punto sul carattere di questo libro, perché chi scrive a caldo della propria, di una propria esperienza professionale corre in realtà parecchi rischi, il rischio di fare del pettegolezzo oppure di manifestare autocompiacimento oppure, come temo stia avvenendo, anche di togliersi qualche pietra dalla scarpa, come suol dirsi. Beh, non è assolutamente il caso di questo libro, che sorge invece dalla necessità di analizzare e descrivere un periodo particolarmente significativo, ve lo posso assicurare perché l'ho vissuto anch'io, della storia della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale in questo novennio, ha veramente cambiato pelle e volto. La Corte in cui siamo entrati, era profondamente diversa da quella che poi abbiamo lasciato. Dicevo pelle e volto, per il volto se ne è già occupata e anche brillantemente, le faccio i miei complimenti, la dottoressa Baldini, che ha descritto questa apertura della Corte che è avvenuta sia attraverso i viaggi, sia con l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa, nuovi, moderni, a noi totalmente ignoti, grazie, noi anziani, dobbiamo ringraziare la nostra Donatella Stasio, i podcast per esempio, una bellissima esperienza, lei ci ha guidato, ha fatto tutto lei, molto artigianalmente, ma con grande efficacia. Di questa parte, i viaggi, l'apertura al pubblico, si è stato già detto brillantemente, posso solo confermare la mia impressione assolutamente positiva, anzi, per quel che riguarda il viaggio nelle scuole, non posso che definirla entusiasmante per l'impegno dei ragazzi, la loro partecipazione, che non credo di essermi ingannato, ma mi sembrava veramente spontanea e convinta, ma anche per l'impegno dei docenti. Sono stato in scuole ai lati opposti dell'Italia, in Veneto e in Sicilia, e ho sempre trovato lo stesso impegno dei professori, la stessa partecipazione dei giovani. Più drammatica la sensazione che abbiamo vissuto nel viaggio nelle carceri. Drammatica per innanzitutto per la situazione in sé che vivevamo insieme detenuti, ma anche perché, come è stato detto da qualcuno di noi,
per la nostra inadeguatezza rispetto ai problemi, cioè noi non potevamo, come potrebbe fare un politico che viaggiasse nelle carceri, dare risposte ai problemi e alle esigenze dei detenuti. Ma ha cambiato anche pelle nella sostanza e profondamente la Corte in questo periodo. Quando siamo entrati, Giuliano Amato, io, alla Corte, la regola base che definiva il rapporto fra la Corte Costituzionale e il legislatore era quella della cosiddetta rima obbligata, un'espressione che non mi ricordo chi l'ha inventata, ma è stata di quale collega l'ha inventata, ma è stato sempre molto efficace, lo chiarisco per i giovani. Significa che una volta accertata la incostituzionalità di una normativa, si poteva accogliere la richiesta del giudice rimettente di sostituire la normativa incostituzionale con una nuova solo ad una condizione, che cioè alla stregua della Costituzione, delle norme invocate della Costituzione, non vi fossero alternative. Solo così la materia poteva essere disciplinata. Capite? Un limite molto forte che rimetteva totalmente sempre nelle mani del legislatore la nuova disciplina da adottare, sia pure sulla base dei criteri, dei principi che inevitabilmente risultavano, emergevano dalla sentenza della Corte Costituzionale. La Corte che abbiamo lasciato invece, nella Corte che abbiamo lasciato si parla non più di rime obbligate ma di rime adeguate, cioè la Corte si riserva si è riservata o si è conquistata la possibilità di dettare una nuova disciplina anche laddove più numerose o più comunque fossero le opzioni desumibili dalle norme, degli articoli della nostra Costituzione. Capite bene che è un passo importante che definisce in modo totalmente diverso il rapporto fra il legislatore e la Corte Costituzionale. Un rapporto che è stato sempre, tenetelo presente, estremamente delicato. Io che tendenzialmente sono un positivista, diciamo per le ragioni che cercherò di esplicitare brevemente in seguito, mi rimbomba sempre nelle orecchie una frase famosa di Togliatti nell'Assemblea Costituente, quando si discuteva della Costituzione o meno, di prevedere o meno una Corte Costituzionale. Togliatti disse: ma donde traggono costoro la loro legittimazione? E per gli altri era famoso anche per queste frasi brillanti, ma insieme molto, molto taglienti. E quindi questo mi risuonava: ma possiamo farlo? È giusto che noi ci sostituiamo al legislatore? Sarebbe necessario qui chiarire i termini di questo potere che abbiamo acquisito, i limiti. Mi limito soltanto ad una sola osservazione, che nella parola rime adeguate c'è un limite implicito, cioè la necessità che la Corte nel sostituire la normativa non lo faccia sulla base di principi e convenzioni personali, ma cerchi, si sforzi di desumere dalla normativa di settore i criteri che lo stesso legislatore avrebbe o potrebbe aver seguito, in modo tale che la nuova normativa si inserisca coerentemente nel nuovo quadro. Rimane comunque però la domanda di fondo: ma come mai c'è stata questa così radicale evoluzione della giurisprudenza della Corte? Mi fermi quando è tempo. No, è una evoluzione che è bene tenere presente, che non ha riguardato solo la Corte Costituzionale italiana. È un fenomeno diffusissimo.
Il punto di riferimento naturale è la Corte Suprema degli Stati Uniti. Voi sapete, è continuo. Anche di recente, ora, a proposito delle imminenti elezioni di Trump, vedete il ruolo che il giudice supremo degli Stati Uniti sta assumendo, sempre più forte e decisivo nell'equilibrio dei poteri, dell'architettura istituzionale dello Stato. La domanda che particolarmente un positivista come me si pone, vorrei chiarire: essere positivisti non significa subire passivamente la formula della norma, oppure non è una manifestazione di formalismo. Positivismo, nella mia visione, è rispetto di quello che è il ruolo centrale nella vita democratica del Parlamento. Quindi è una considerazione sostanziale che mi induce a ritenere fondamentale la norma scritta, la norma emanata dal Parlamento. Però, positivista o meno, non possiamo non chiederci, come hanno fatto Paolo Grossi, grande giurista e presidente della Corte, Zagabeschi, eccetera, se non siamo alla crisi del positivismo, che non siamo in un periodo di svolta storica radicale in questo campo, che richiama, lo dico agli studenti perché è una cosa interessante, che il positivismo è nato dopo la Rivoluzione francese, con quella grande codificazione napoleonica che poi è stata seguita e attuata in tutta l'Europa continentale, non nei paesi anglosassoni. E in Germania si pose il problema se proseguire con la loro tradizione pandettistica, in cui il ruolo normativo era affidato essenzialmente alla giurisprudenza, a sua volta si ispirava agli usi locali, alle tradizioni, al diritto romano, eccetera, ovvero se seguire la strada della codificazione anche in Germania. Vi basti dire che la discussione si svolgeva fra due personaggi del calibro di Hering e di Hegel, per dire quanto importante sia la scelta da compiere in questo campo. Ora, la domanda che dobbiamo porci ora: siamo alla crisi del positivismo? Il mondo è cambiato tanto profondamente da richiedere un nuovo tipo di normazione affidata prevalentemente alla giurisprudenza? Io non so se auguro, personalmente non me lo auguro, contrariamente agli autori che ho chiesto, ben più autorevoli di me, da Grossi, Zagrebeschi. Rimane il fatto che non può non avvertirsi l'estrema difficoltà del legislatore soprattutto di affrontare i temi etici, che poi sono stati i temi che più hanno provocato discussioni anche nell'ambito della Corte e più hanno, come dire, coinvolto la nostra non capacità tecnica, che più o meno insomma ce l'avevamo tutti, ma le nostre convinzioni profonde, quindi le scelte di fondo della nostra vita. Il legislatore è in questa fase storica in grande difficoltà ad affrontare questi temi. La sostituzione da parte dei giudici sta diventando probabilmente inevitabile, fino a quando non lo sapremo. Certo è che la Corte ha dovuto fare un grande sforzo per rinnovarsi e dal punto di vista sostanziale e dal punto di vista processuale. Con questo concludo. In alcuni casi, il primo è stato quello dell'aiuto al suicidio, ha dovuto inventarsi una nuova procedura che garantisse il rispetto del legislatore, ma insieme risolvesse il problema, cioè dichiara
a dichiarare l'incostituzionalità di una norma, ma non ha deciso subito, fissato una nuova udienza a un anno di distanza, invitando il legislatore a intervenire, cioè rispettando il ruolo primario del legislatore, e solo in seconda battuta è intervenuto. Una procedura, ripeto, inventata dalla Corte, ma ritengo particolarmente significativa, un tentativo di trovare un punto di equilibrio fra il nuovo ruolo che, in qualche caso, torto collo, la Corte ha dovuto assumersi, e il rispetto del ruolo del Parlamento, che è il rispetto della democrazia, non ce lo dimentichiamo. Grazie. Allora, io, Presidente, la ringrazio molto perché lei ha toccato delle questioni in così pochi minuti di grande portata. E uno è ci ha detto chiaramente, la Corte Costituzionale prende decisioni che cambiano la vita delle persone, di noi, e ha fatto degli esempi delicatissimi, campo etico. L'altro, la Corte è costretta a un... capita che debba fare supplenza, diciamo, supplenza della indecisione della politica nel senso davvero più alto, proprio, diciamo, della legislazione, del legislatore, dove il potere, dove risiede la sovranità popolare, che non riesce a prendere decisioni su questioni, sulle grandi questioni, pensiamo, etiche, la vita e la morte. E di questo noi la ringraziamo, perché penso che in questa discussione questi due punti dovranno tornare. Adesso io darei la parola a Marco da Milano, è noto, è una personalità nota, è un giornalista di lunga data, è un saggista, è stato direttore del settimanale L'Espresso, niente a che vedere con L'Espresso di oggi, dell'Espresso, attualmente è editorialista del quotidiano Domani, dell'editoriale Domani, conduce su Rai 3 una striscia quotidiana di 10 minuti che si chiama Il cavallo e la torre. Inviterei i nostri studenti, le nostre studentesse a capitarci su quella trasmissione, se si può dire, per la carica civile che ha dentro, ecco, e per gli argomenti e gli ospiti che ha. E Marco, te tocca. Grazie anche per questa presentazione. L'ora della trasmissione. E grazie di questa occasione, e grazie di questo libro, che è intanto dal punto di vista del giornalista, è un libro che ha anche una costruzione, un montaggio molto originale, perché tra le righe è un doppio diario, cioè il diario di una giornalista, di una collega, per noi è la nostra... noi in questo caso non è la nostra Corte Costituzionale, è la nostra Cassazione, quando facevamo tutti i giornalisti parlamentari, per noi Donatella era la figura a cui noi andavamo a chiedere quando c'erano molteplici tentativi di riforma della giustizia anche molto confusi, noi andavamo a chiedere lumi a Donatella Stasio per sapere cosa stava succedendo. Ed è quindi il diario di una figura, di una professionista del nostro mestiere, del mestiere di giornalisti, che, come si usa dire, passa dall'altra parte della barricata, ma quindi fa la portavoce di un'istituzione, ma senza perdere assolutamente il contatto e il senso del nostro mestiere, che è quello di avere un rapporto con la società e di non tradirlo. E dall'altro è anche i diari, gli appunti di viaggio del presidente Giuliano Amato, che in alcuni punti di questo libro
esprime anche delle annotazioni di carattere davvero molto, molto personale che mi hanno colpito, a riprova di quanto questo incarico di giudice e poi di presidente della Corte Costituzionale lo abbia segnato anche nel profondo della sua umanità. Poi è un doppio viaggio, è un viaggio della Corte in Italia, sì, si cita Piovene a un certo punto, ma è un viaggio in alcuni luoghi dell'Italia, in luoghi che sono degli avamposti democratici, come le scuole, come questo, come l'università, o sono dei luoghi dove la democrazia e la Repubblica, dove si para la loro mobilità, cioè le carceri. È lì che tanti principi, valori, dettami della Costituzione e della nostra vita democratica si misurano, si confermano o si tradiscono, e si tradiscono spesso in modo drammatico. Mi riferisco al numero di suicidi in carcere, che purtroppo anche in questo 2024 sono già terribilmente alti. E quindi il viaggio della Corte nei luoghi dell'Italia dove i principi costituzionali vivono concretamente, le giovani generazioni e chi è caduto. E poi è un viaggio anche nella Corte, perché a me da cronista mi ha molto incuriosito anche il racconto dei luoghi, ad esempio la stanza del secondo piano della Scala delle Monache, dove il presidente Grossi bussa alla porta della stanza di Donatella per dire: questo progetto ha più tempo, ma vedrai che ce la faremo a realizzarlo. La descrizione dello stesso palazzo, il palazzo progettato da Ferdinando Fuga nel 1731, l'edificio Gentile sulla piazza del Quirinale, così l'ha definito Paolo Portoghesi. La piazza del Quirinale, che viene raccontata dal presidente Amato in quella sera, devo dire, stupenda, c'ero anch'io, la sera del concerto di Nicola Piovani, una sera d'estate del luglio 2022, che il presidente Amato, che pure ha frequentato il Palazzo della Corte Costituzionale e il Palazzo del Quirinale in vari momenti, in varie vesti, lo restituisce quella sera dal palco con uno stupore inedito di vedere dal palco quella piazza, che è uno dei cuori della nostra democrazia. Quindi questa dimensione di doppio viaggio, anche giornalisticamente, ma Peppino Mennella ha detto un avverbio molto bello, civilmente, è davvero un valore aggiunto di questo libro. Aggiungo un punto temporale: è tra il 2017 e il 2022, mentre lo leggevo pensavo più o meno a cosa stavo seguendo io da giornalista in quegli anni, e sono stati degli anni dal punto di vista del sistema politico istituzionale complessi, per usare un eufemismo, diciamo pure tormentati, in cui il meccanismo istituzionale, anche quello di cui parlava adesso il presidente Coraggio, si è notevolmente inceppato, maggioranze complicate, un sistema politico che a volte abbiamo definito come impazzito e comunque difficile perfino da raccontare, da decifrare, una crisi di governo interminabile, ad esempio quella della primavera 2018 all'indomani del voto, poi il Covid, e quindi una complessità di lavori del Parlamento. Anche qui uso un eufemismo: un Parlamento che spesso è rimasto bloccato in alcune sue missioni e in altri casi molto accelerato su altre, perché c'erano delle emergenze.
E quindi l'attività della Corte Costituzionale dentro una stagione di crisi delle istituzioni. Ecco, un'istituzione che al contrario non ha attraversato questa crisi se non affrontando questi elementi di novità, che ha cercato di rimanere fedele al suo ruolo dato dalla Costituzione in un momento in cui altre istituzioni entravano in seria, in enorme difficoltà. E questo, credo, anche questo non sia un punto secondario. Mi richiamo quello che ha detto Greta Baldini nella sua bella relazione, perché questa parola scudo la usa proprio Giorgiana, con cui lei ha concluso il suo intervento. Giorgiana, una detenuta di Rebibbia, che dice al presidente Lattanzi: avevo uno scudo e non sapevo di averlo. Ne abbiamo parlato anche con Donatella Stasio alla trasmissione Il cavallo e la torre. La Corte Costituzionale è uno scudo. C'è una canzone di Franco Battiato che parla di un custode invisibile. È un custode invisibile. Certo, è un custode invisibile delle leggi e della legittimità costituzionale. Il lavoro di dare visibilità, e non in termini stolidamente pubblicistici, cioè molti politici sono malati di visibilità, no? Quindi noi abbiamo spesso grande visibilità per figure, fatemelo dire, che non la meritano per niente, e diamo invece molta meno visibilità a tante figure, istituzioni, azioni che ne meriterebbero molta di più. Qui, diciamo, c'è un equilibrio anche in questo, c'è un punto di equilibrio. Serviva evidentemente in questa situazione di crisi delle istituzioni e di distacco tra le istituzioni e la società, serviva a dire che questo custode, questo organo collegiale, molto importante anche questo punto, e questo nel libro emerge bene, un organo collegiale delle presidenze, dei presidenti, che ciascuno con la sua storia, la sua biografia, il suo percorso, il suo carisma, però si passano il testimone perché fanno parte di una squadra. Insomma, sono dimensioni che in altre istituzioni sono abbastanza svanite. Ecco, serviva a dire che in questa situazione di distacco tra le istituzioni e la società c'è un'istituzione che per sua natura deve restare in ascolto della società. Altre istituzioni possono, non dovrebbero, ma diventano improvvisamente sorde e vanno avanti. La Corte Costituzionale è continuamente interpellata, che è un termine giuridico, ma è anche un termine della vita. C'è sempre qualcuno che bussa alla porta della Corte Costituzionale ponendo delle questioni di legittimità costituzionale che partono da singoli casi. Quindi la sentenza su Fabiano Antoniani, la sentenza di Jay Fabo e Marco Cappato è una sentenza che poi diventa diritto per tutti e per tutte, ma è parte da un nome, parte da una storia, e la Corte Costituzionale deve applicare quei verbi scolpiti agli articoli 2 e 3 della Costituzione. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili, che nessuno li concede, perché se te li concedono poi te li tolgono. Se li riconosci vuol dire che si agitano già nella società, e li devi ascoltare e devi dare loro forma giuridica. La Repubblica rimuove gli ostacoli. Io penso sempre a questo verbo, perché quando parliamo di diritti e di democrazia, che è il titolo del libro,
dobbiamo sempre pensare a qualcosa di di dinamico e non di statico. I diritti della democrazia non sono una volta per tutte, non sono una pietra, sono vita, vita che scorre, e non devono essere dati per scontati. E rimuovere gli ostacoli significa esattamente fare questo. Mi viene sempre in mente il macigno, la fatica di Sisifo. Questi ostacoli sono un macigno, non sono delle piume, e dietro ogni azione di rimozione degli ostacoli, tra cui la dichiarazione di incostituzionalità di una norma che evidentemente era diventato un ulteriore ostacolo, cioè una norma era diventata un ostacolo rispetto a questa strada che ci indica la Costituzione. E quindi la Corte Costituzionale è davvero un'istituzione di frontiera, è un'istituzione che continuamente risponde alle domande che arrivano dalla società. Qui ne sono indicate alcune, dall'ergastolo ostativo al fine vita e a quell'articolo 580, ne ha parlato adesso il Presidente Coraggio, ne parlate nel libro con quella formula con cui si disse un anno al Parlamento per colmare vuoti di tutela nella Costituzione, che anche sul piano comunicativo, lo scrivete, era qualcosa di più forte dei moniti che spesso erano rimasti inascoltati. In termini giornalistici potremmo dire una sorta di ultimatum che la Consulta dava al Parlamento, ecco, si conferma, ma insomma era non casualmente anche sul piano comunicativo era stato detto qualcosa di molto netto. E qui vado davvero a concludere, il Presidente Amato su questo punto del fine vita dice: ecco, noi dovevamo rispondere a questa domanda, e questa è una domanda penultima, non è una domanda ultima sulla disponibilità o indisponibilità della vita. Questa vita, quella vita, in realtà è una non vita. Il diritto in democrazia, come la politica, risponde a domande penultime, perché poi l'ultima è nella coscienza di ciascun individuo, e quando semmai la politica, l'abbiamo visto nel Novecento, vuole rispondere alle domande ultime, passa la frontiera che divide la democrazia dagli autoritarismi e dai totalitarismi. Nelle pagine iniziali, e qui concludo, c'è la preoccupazione delle istituzioni di garanzia che in tutto l'Occidente, in tutta Europa, sono sotto tiro. Le istituzioni di garanzia, i contropoteri, la stampa, l'ha detto molto bene Peppino Mennella, il mio associo, tutte le forme di controllo dei poteri, di quei poteri che spesso si percepiscono senza limiti, l'ha detto lei Presidente Coraggio, ieri il Presidente Mattarella ha fatto un intervento sui limiti dei poteri costituzionali partendo dai suoi limiti, non mettendo limiti alle altre istituzioni, ma parlando dei limiti dell'istituzione Presidente della Repubblica, che è una lezione in sé parlare dei limiti propri anziché sconfinare come spesso accade nelle istituzioni altrui. Ma le istituzioni di controllo e di garanzia sono sotto attacco, non casualmente in Polonia, in Ungheria, proprio sulle corti costituzionali è cominciata una operazione di conquista e di regressione democratica. Nelle prime pagine vi chiedete cosa accadrebbe in Italia nella maturata ipotesi in cui la regressione democratica diventasse un rischio concreto e anche la nostra Corte finisse apertamente o in modo strisciante sotto attacco.
Donatella Stasio l'ha fatto anche un articolo sulla stampa, ma c'è anche sul libro, racconta di come ci fu l'ipotesi che i giudici della Corte Costituzionale potessero avere tutti la stessa fonte di nomina, e Aldo Moro intervenne per dire no, c'è un equilibrio, e noi sappiamo che questo equilibrio è molto sottile, è molto a rischio, e che quando si parla di riforme istituzionali si parla spesso di svuotare altre istituzioni, e quasi mai si parla di equilibrio, cioè di mantenere questo bilancio, che è un'altra cosa forse invisibile, ma è lo spirito della nostra Costituzione repubblicana, democratica e antifascista. Senza questo equilibrio può restare la lettera, e si fa molto parlare oggi della lettera, non si toccano i poteri, ma si dissecca quello spirito senza il quale non c'è più quell'invisibile custode della nostra Costituzione. Grazie. Grazie Marco, per competenze e per informazioni sono dimenticato di dire che il Palazzo della Torre va in onda alle 9:20 di sera sulla Piazza Verde. Perfetto. L'ora è buona, sì. Vabbè, loro sono venuti. E dopo Caro Marziano, che è un'altra trasmissione molto brillante, molto carina. Quindi la Corte Costituzionale dice, Marco ha detto molte cose, il dottor D'Amila, il professor D'Amila, una è che traspariva dalla sua argomentazione, la Corte non è un organo che ha bisogno di cercare il consenso. E questa fa, diciamo, una differenza con altri organismi. Ha però il dovere certo di farsi capire. Adesso alla mia sinistra c'è la coautrice, la Donatella Stasio, ha detto molto già sulla Cassazione, Donatella Stasio uguale Cassazione, cioè quella che diceva la parola, cioè, insomma, se lei dice così è così, no. Ma è vero, ma io lo facevo sui regolamenti parlamentari, ero nodo per i regolamenti. Allora, intanto è una donna che maneggia il diritto dalla giovinezza, è laureata in giurisprudenza, voglio dire, ha lavorato tutta la vita professionale, quella piena, più di 30 anni, in un grande quotidiano come Il Sole 24 Ore, occupandosi proprio di politica della giustizia. Ha curato per 15 anni una rubrica sulla rivista giuridica di una grande casa editrice che è sulla Cassazione, che è Giuffrè, ha scritto un libro sulle prigioni, i diritti e castighi, l'umanità cancellata in carcere, quindi insomma la dimestichezza, e poi per 5 anni è stata la protagonista, e io se mi permetto queste parole, è stata la protagonista della rivoluzione copernicana della Corte. La Corte è uscita da dentro se stessa, è uscita da dentro se stessa. E si deve a lei questa rivoluzione, non so se si può usare Copernico, ma diciamo la rivoluzione copernicana, tra il rapporto tra la Corte e l'opinione pubblica, diciamo opinione pubblica, la cittadinanza, la sfera pubblica, creando sfera pubblica, suscitando sfera pubblica. Ce la devi spiegare questa esperienza, Donatella, il lavoro che hai fatto, brillante lavoro che hai fatto, grazie. Vado? Sì. Grazie dell'invito, grazie a tutti. Sono molto contenta di essere qui, di essere in una università e tra l'altro non nell'ambito di un corso di giurisprudenza, perché questo già segnala il fatto che questo libro non nasce e non si rivolge soltanto agli addetti ai lavori, non si rivolge soltanto alle persone che conoscono e studiano il diritto, ma all'ambizione proprio di rivolgersi
a tutti. Io dico sempre che questo è un libro di storia fatto di storie, di tante storie, le storie delle donne e degli uomini e dei loro diritti negati, le storie delle giudici e dei giudici costituzionali che con quei diritti si sono confrontati, le storie dei tanti incontri che appunto i giudici e le giudici hanno avuto con la gente comune. Tutte queste storie fanno parte della storia della Corte Costituzionale, una storia che nei 5 anni che noi raccontiamo, perché li abbiamo attraversati insieme alla Corte Costituzionale dal 2017 al 2022, è stata anche la storia di un cambiamento importante della nostra democrazia, non solo della Corte Costituzionale, perché in quegli anni la Corte Costituzionale ha cambiato la sua comunicazione perché ha maturato la consapevolezza di un dovere, attenzione, una parola importante, di un dovere di comunicare, di parlare, io dico sempre, con la società, non alla società, quindi in un rapporto di scambio reciproco, e di farlo con il massimo possibile della trasparenza e della chiarezza. Ecco, il modo di comunicare delle istituzioni, anche di quelle di garanzia, dice molto della qualità delle istituzioni e dice molto della qualità della democrazia. Pensate a una conferenza stampa. Una conferenza stampa può essere fatta in 1000 modi diversi e in ciascuno di quei modi si capisce anche qual è lo stato di salute della democrazia. Magari ne riparliamo anche dopo. Quindi questo libro è anche un libro di storia della nostra democrazia costituzionale, è un piccolo documento storico, però nella forma, ci tengo a dirlo, più del racconto che del saggio. Abbiamo fatto uno sforzo in questo senso proprio perché il registro fosse più narrativo che saggistico. Però questo libro è anche la prosecuzione ideale della storia di quel quinquennio vissuto alla Corte, in modo particolare dell'impegno profuso in quegli anni per costruire nella società civile quella che Paolo Grossi, il primo dei 6 presidenti di quegli anni, chiamava mentalità costituzionale, che è molto di più della semplice conoscenza della Costituzione, è molto di più e molto di meglio. È una struttura mentale, un modo di vedere, di vivere, non, riprendo in parte le cose che diceva Marco da Milano, non in chiave di contrapposizione frontale, ma di dialogo, di confronto, di bilanciamento, che è una parola chiave, sia pure sempre rigorosamente nel perimetro della Costituzione, proprio per poter dare corpo ai valori della Costituzione. Perciò la mentalità costituzionale è anche la migliore difesa contro tutti i tentativi di ridurre gli spazi della democrazia costituzionale, quella nata dopo la Seconda Guerra Mondiale e fondata su un sistema di pesi e di contrappesi per evitare che cosa? Poteri illimitati in capo alle maggioranze politiche di governo e quindi rischi di esondazione di quei poteri. È lì, in quel momento storico, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e da lì, da quella esigenza appunto di evitare l'esondazione, che nascono le corti costituzionali, proprio in funzione di limite all'azione delle maggioranze di governo. Perciò si parla anche di funzione contromaggioritaria, un'espressione che è assolutamente, diciamo, ovvia, no? Nel descrivere le funzioni degli organi di garanzia, qual è la Corte Costituzionale in primo luogo. Quindi funzione contromaggioritaria è anche funzione di garanzia delle minoranze, del pluralismo, dei diritti e dei valori dell'antifascismo da cui è nata la Costituzione. A tal fine le corti dispongono di un potere enorme, il potere di cancellare le leggi che sono in conflitto con quei valori
e con le loro decisioni, che pesano quanto pesa una legge, incidono profondamente nella vita delle persone e nella vita delle istituzioni. Quindi come si fa a disinteressarsi, a non conoscere la Corte Costituzionale? Sarebbe come disinteressarsi della propria vita e del proprio futuro di libertà. Non a caso, nei paesi in cui negli ultimi 30 anni gli spazi di democrazia si sono andati via via riducendo, come è accaduta questa riduzione degli spazi di democrazia? Non con dei colpi di Stato, non con dei gesti eclatanti, ma ad opera di maggioranze di governo democraticamente elette, insofferenti ad ogni limite al proprio potere, a cominciare proprio dal limite rappresentato dalle corti costituzionali. Non a caso le corti costituzionali, è stato già detto, diventano il primo bersaglio di questi governi, che cercano di appropriarsene in vario modo, per esempio occupandole con giudici allineati politicamente, oppure svuotandone i poteri o delegittimandole agli occhi della società civile, e così via. Così cominciano le regressioni democratiche. È avvenuto in Polonia, in Ungheria, stava avvenendo anche in Israele prima della guerra. Se l'attacco del governo Netanyahu alla Corte Suprema, che equivale alla nostra Corte Costituzionale ed è una corte famosa in tutto il mondo soprattutto per la sua coraggiosa giurisprudenza a tutela dei diritti fondamentali, se quell'attacco non fosse stato fermato, e da chi è stato fermato? Dalla gente comune che si è riversata centinaia di migliaia nelle piazze di Israele gridando democrazia, democrazia, e così facendo è riuscita a far arretrare il governo Netanyahu su quel fronte e invece a rafforzare la Corte Suprema. Ecco, noi ci chiediamo nel libro, lo ha ricordato anche questo Marco da Milano, e ce lo chiediamo non senza un certo scetticismo, che cosa accadrebbe in Italia nella malaugurata ipotesi in cui ci fosse un attacco analogo alla nostra Corte Costituzionale. Perché ce lo chiediamo? Perché nel nostro paese si parla molto di Costituzione, spesso vantiamo di avere la Costituzione più bella del mondo, ma la verità è che la Costituzione ci sta stretta. La viviamo con fastidio, siamo dei veri analfabeti costituzionali, incapaci di sillabare l'alfabeto costituzionale, altrimenti, devo dirlo, non si spiegherebbe l'enorme successo editoriale di un recente libro che considera mondo al contrario il mondo dei valori costituzionali e dal quale emerge invece un'idea di democrazia, quella sì al contrario, perché insofferente al pluralismo, ai diritti delle minoranze, alle libertà. Ecco, il nostro libro va in direzione opposta a quella narrazione. Racconta la Costituzione attraverso la viva voce della Corte e per questa via cerca di riconnetterci alla democrazia costituzionale, di farcene capire il senso, la sostanza, di farci prendere coscienza, oltre che dei nostri diritti, dei valori di cui si nutre la democrazia costituzionale. Rispetto, non odio, uguaglianza, non discriminazione, dignità, non umiliazione della persona, solidarietà, non egoismo, giustizia, non vendetta, libertà, non intolleranza al dissenso. Nel libro, anche questo è stato già detto, raccontiamo a un certo punto di Giorgiana, di quella sua esclamazione quasi liberatoria: abbiamo uno scudo, avevamo uno scudo e non lo sapevamo. Giorgiana era veramente fiera di quella scoperta che la faceva sentire meno sola, appunto. E io dico, l'ho detto altre volte, se avessi dovuto scegliere un libro, un titolo diverso per questo libro da quello che abbiamo scelto, avrei scelto proprio lo scudo, perché lo scudo rappresenta la Corte per i nostri diritti, per il pluralismo e per la democrazia. E questo,
uno scudo rappresenta la mentalità costituzionale, e questo è anche il significato politico del nostro libro, contribuire alla conoscenza della Corte anche come scudo contro le regressioni democratiche che riducono le libertà, i diritti e svuotano la Costituzione. Piero Calamandrei, uno dei padri nobili della Costituzione, diceva che la Corte è la viva voce della Costituzione. Grazie alle sue decisioni, le parole della Costituzione prendono corpo nella realtà e hanno cambiato la nostra vita, davvero in tanti ambiti. Pensate a quanto l'hanno cambiata per noi donne, dalle sentenze sull'adulterio a quelle sulla contraccezione, sull'aborto, sulla fecondazione eterologa, sul diritto di dare il doppio cognome ai figli fin dalla nascita, sulla possibilità di partecipare ai concorsi pubblici come il concorso in magistratura. Ma possiamo pensare a mille altre sentenze, una importantissima l'ha ricordata il professor Mennella, la prima sentenza della Corte Costituzionale che ha aperto la strada alla bonifica della legislazione fascista che era sopravvissuta all'entrata in vigore della Costituzione, e poi le sentenze in materia elettorale, quelle che sugli stranieri, sui detenuti, fine vita, sui figli delle coppie omogenitoriali. Eppure la Corte è una semi sconosciuta, è un paradosso, ma è così. Da qui è nato l'impegno per una comunicazione che io spesso definisco più accogliente, per conoscere e per farsi conoscere. Comunicare significa mettere in comune, e questo abbiamo cercato di fare in quegli anni, non senza difficoltà, attenzione, creando e moltiplicando le occasioni di scambio. Scambio è una parola chiave, di conoscenze e di esperienze che poi si sono rivelate delle occasioni di arricchimento reciproco per la Corte e per i suoi interlocutori. Uno scambio spesso anche di emozioni, anche questo è stato importantissimo, tanto da spingermi a dire che forse la cifra della Corte di quegli anni è stata proprio la sua capacità di parlare di Costituzione, di diritti e di democrazia, anche con il registro del sentimento e della passione, che secondo Gramsci erano tra l'altro dei formidabili canali, diciamo, di trasmissione del sapere e della conoscenza, e che hanno consentito alla Corte di entrare in relazione con la società civile anche emotivamente. Ecco, io spero che questo libro sia capace di farsi strada anche grazie alla passione e al sentimento che sicuramente ne hanno accompagnato la scrittura. Qualcuno lo ha percepito, io lo dico perché ne vado fiera, dico la verità, in una delle tante recensioni che ci sono state dedicate il libro è stato accostato al film di Paola Cortellesi C'è ancora domani. Per la capacità di entrambi è stato scritto di spiegare in termini emotivi e diretti la Costituzione, i diritti e la democrazia, riuscendo con questa chiave ad aprire, ad entrare nelle coscienze di tutti. A me piace pensare che sia davvero così, e che quindi il libro contribuisca a ricostruire il clima da cui è nata la Costituzione. Questo, voglio concludere, è stato l'importanza del clima, uno degli insegnamenti più belli lasciato a me per prima dal viaggio della Corte nelle carceri, in particolare da Giuliano Amato, nell'incontro con i ragazzi reclusi nel carcere di Nisida. La Costituzione, spiegò Amato, nacque essenzialmente da un clima che unì le diversissime forze politiche nell'immediato dopoguerra. Ed è su quel clima che scommisero madri e padri costituenti per poterci trattare veramente da uguali, per costruire una solida mentalità costituzionale e quindi un solido futuro di uguaglianza, di giustizia e di libertà. Quindi sta a tutti noi dimostrare che quella scommessa non fu un azzardo, e questo libro è il nostro piccolo contributo in quella direzione. Grazie. Grazie, sì. Grazie Donatella, sono parole chiavi dentro questo intervento molto appassionato.
di chi crede poi in un lavoro che fa e che ha fatto, la regressione democratica, il clima, i limiti del potere che richiamava già il professore da Milano. Adesso io devo dare la parola a Giuliano Amato, al presidente Giuliano Amato, che ha una biografia che non si può riassumere. Io faccio i titoli. Non lo faccio, però dico i titoli. Professore, docente universitario di diritto costituzionale, deputato, senatore, più volte ministro, più volte presidente del Consiglio dei Ministri, presidente dell'autorità per la concorrenza, l'antitrust si chiama in sintesi, e poi giudice e presidente della Corte Costituzionale e protagonista con il presidente Coraggio, con Donatella Stasio, protagonista di questa rivoluzione copernicana. Le dico subito, presidente, che dopo di lei diamo la parola ai protagonisti veri di questa giornata, che sono i nostri studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia del corso e dei nostri corsi di laurea. Le do anche questo microfono. Sì. E quindi, siccome diamo la parola a loro, questo era un invito a far presto che accolgo volentieri, anche perché... No, sì, ce l'ho, e cerco di non perderlo. No, gli argomenti li avete sentiti tutti. In realtà, organi come le corti costituzionali, in paesi con le tradizioni del nostro e degli altri del continente europeo, hanno un'accoglienza difficile. Dove per ragioni religiose o d'altro è radicata l'idea che esiste una legge superiore a cui tutti i legislatori umani sono tenuti, che ci sia qualcuno che fa valere la legge superiore, viene da sé. È quello che è accaduto negli Stati Uniti, dove era forte il senso della legge superiore, anche per ragioni religiose. E quindi, non a caso, parte della funzione del giudice è quella di far rispettare a chiunque, anche a chi governa, la legge superiore. Negli Stati Uniti non c'è un articolo della Costituzione che crea una Corte Costituzionale, ci sono i giudici, ma quel giudice Corte Suprema già nei primi anni della Costituzione, trovandosi davanti ad una legge che non quadra con la Costituzione, dice: io ho davanti una legge e la Costituzione. Ho giurato fedeltà alla Costituzione, se le due non sono d'accordo fra di loro, devo applicare la Costituzione. Nel continente europeo questo principio non prende piede, al contrario, il principio che prende piede è quando gli stati si liberano della supremazia della religione, è che l'autorità dello Stato politica non incontra limiti, ha il potere e superiorem non recognoscens. Il potere assoluto. Venne fatta una rivoluzione, come sapete, a fine Settecento, perché il potere del re non fosse più esercitabile arbitrariamente nei confronti dei ceti che producevano e mantenevano anche lui.
e di questa dannata aristocrazia che gli viveva intorno, arricchendosi grazie al lavoro di altri. E quel potere venne non cancellato, trasferito nella cultura della Rivoluzione francese. Il potere non diventa potere limitato, il potere passa dal re all'assemblea rappresentativa. E la mia tranquillità sta nel fatto che le leggi ora non le fa più il principe. Continuo a parlare latino per un attimo. Quod principi placuit legis abet vigorem, non più. Ma quod all'assemblea dei miei rappresentanti placuit, questa va bene, la fanno i miei rappresentanti la legge. In pratica le costituzioni del continente europeo sono tutte impostate su questo principio francese. I padri costituenti, per l'amor di Dio, eccetera. Però Palmiro Togliatti fece precedere la frase che ricordava Coraggio da un'altra ancora più tagliente, la Corte Costituzionale. Che cos'è questa bizzarria? E notate, non fu il solo. Perché anche i grandi liberali dell'Ottocento che ancora sedevano all'Assemblea Costituente, Vittorio Emanuele Orlando, Francesco Saverio Nitti, la consideravano loro stessi una bizzarria per ragioni diverse, chiaramente diverse. Uno era comunista, gli altri erano vecchi di destra liberale, avevano però la stessa idea. Ma insomma, le leggi le fa il Parlamento ci rappresenta, poi per Togliatti c'era il carico del popolo, quella visione poi di concentrazione del potere che sarà tipica del sistema costituzionale sovietico, era una bizzarria. Che cosa li portò ad accettarla? Il fatto che negli anni 20 e 30, grazie al principio che le leggi comunque le fanno le maggioranze parlamentari e noi ne stiamo tranquilli, in Italia e in Germania due regimi totalitari avevano legalmente fatto fuori tutto il sistema delle libertà che i regimi liberal-conservatori dell'Ottocento avevano comunque creato. E quindi i tribunali speciali, l'abolizione dei partiti di opposizione, l'autorizzazione di polizia per distribuire volantini, le leggi razziali. Tutto questo era accaduto legalmente. Impossibile negare nel secondo dopoguerra del Novecento che una legge superiore, non di indole extraterrena, fatta da tutti noi, la nostra Costituzione, diventi la legge superiore e ci sia un organo che la garantisce. Fu inevitabile. Ma fu vissuta da molti come inevitabile, non come una necessità, ed era un organo nuovo. Ecco di qua il problema di garantire il radicamento di questo organo. Il radicamento inizialmente ritenuto relativamente facile perché il primo lavoro è quello di eliminare leggi del precedente regime e questo non trova in realtà ostacoli nel sistema esistente.
ma piano piano la legislazione che passa al vaglio delle corti costituzionali, tanto in Germania quanto in Italia, è quella che si viene facendo, non quella di prima. E quando si tocca quella che si viene facendo, la maggioranza che l'ha fatta non può non reagire con la frase di Togliatti: ma questi chi li ha legittimati? Ma chi sono questi per dire a me che io ho sbagliato? Ecco, questo torna e ritorna. È fondamentale difendere l'organo di controllo costituzionale da questo ricorrente e corrosivo atteggiamento di perplessità critica, cosa che diventa sempre più forte, e qui torno ancora una volta a quello che diceva Coraggio, col crescere nella coscienza collettiva da un lato di nuovi diritti, di nuove eguaglianze, sono arrivati a migliaia tra noi altri diversi da noi, hanno i nostri stessi diritti. Io sono abituato che i bambini nascono da un padre e una madre regolarmente sposati. Hanno cominciato a nascere in altro modo. Si producono embrioni. Che se ne fa di questi embrioni se non fecondano una donna? Domande che 50 anni fa erano impensabili, domande le cui risposte sono molto controverse perché toccano anche valori, tradizioni, pregiudizi fortemente diffusi. La politica si divide su tutto questo, i parlamenti si dividono su tutto questo e le questioni però alle corti arrivano lo stesso, perché il nostro Parlamento non sa ancora come gestire l'omogenitorialità, ma le coppie omosessuali esistono, hanno figli, li portano alla registrazione allo Stato civile, se gliela danno o non gliela danno ne nasce un caso, le corti devono decidere. Ed è qui che allora la spaccatura può diventare forte. Ecco, questo è il clima che nel tempo si è venuto creando e allora ecco quello che avete sentito. Intanto noi abbiamo pensato che un primo modo perché ci sia consapevolezza del ruolo di questa Corte è quello di farla conoscere. È quello che è una responsabilità della stessa Corte di rendere noto ciò che essa fa perché i cittadini ne siano consapevoli, insomma. È un fatto, l'altro giorno presentavamo questo libro a Bologna tra i presentatori, professore bolognese che era stato assistente da noi alla Corte, assistente poi dell'attuale presidente Barbera, il giovane professor Caruso, il quale ci raccontava che arrivava a Roma alla stazione, prendeva un taxi e a volte diceva: mi porti alla Corte Costituzionale. Il tassista o chiedeva dov'era o lo portava al palazzaccio dove c'è la Cassazione, non la Corte Costituzionale. È un nostro problema quello di farci conoscere. Ed è anche giusto, ecco, quando noi abbiamo cominciato a farle qualcuno ha detto: ma che entrate in politica? Dico: no ragazzi, non scherziamo, imparatevi le regole democratiche. Farsi conoscere dai cittadini è un obbligo anche di chi ha funzioni di garanzia e di controllo, perché tutto, anche la giustizia, è amministrata in nome del popolo e i cittadini devono capire
di che cosa si tratta. Quindi c'è un bisogno nostro di farci informare, un dovere nostro di informare, di farci conoscere, di qua i comunicati, di qua il linguaggio che deve essere comprensibile, di qua i podcast. È vero, né Giancarlo né io sapevamo cos'è un podcast prima che lei ce li facesse fare, magari voi più giovani, figurati, già ce l'avete negli orecchi, io, Alfonso, ma noi siamo un po' più passatelli e l'abbiamo dovuto imparare, insomma, no? Primo, quindi, questo tema cruciale della comunicazione. Ecco, secondo, e su questo chiudo perché ne avete sentito già abbastanza, stare attenti a non varcare il limite. Questo deve essere chiaro anche ai giudici della Corte Costituzionale, perché io posso dire che Togliatti aveva torto nel dire ma questi chi ce l'ha messi, insomma, che cosa vogliono, però la legittimazione di cui lui aveva dubbi io corte ce l'ho se e fino a quando vengo percepito come viva vox constitutionis, non come viva vox mea e dei miei colleghi. Questo è un punto assolutamente cruciale, delicatissimo, difficile da far reggere correttamente proprio davanti alle questioni che lo sollevano di più, che sono le questioni etiche, bioetiche, suicidi assistiti, embrioni, omogenitorialità e quant'altro, ma anche lì io devo fare in modo che in Parlamento non percepiscano, cioè che non lo percepiscano non lo posso impedire, perché se la vogliono percepire male la percepiscano male, ma che non abbia ragione la percezione della mia decisione come una decisione basata sulla mia opinione e non su ciò che comunque sta nella Costituzione e ha lì un fondamento. Vi faccio un ultimo piccolo esempio, tanto gli altri li avete sentiti e chiudo. La faccenda degli embrioni, anche quella è una faccenda da domande ultime e domande penultime in realtà, perché se l'embrione è un essere umano come lo siete voi, come lo sono ancora io nonostante l'età, allora la partita è completamente chiusa, eccetera. Se guardiamo le situazioni, allora qualcosa di conclusivo dobbiamo essere in grado di dirlo. Io vi segnalo due decisioni della Corte, poi valutate voi se ha fatto bene o male, in materia di embrioni. La prima ha riguardato il caso dovuto alla legge che regola tutta la materia della fecondazione assistita, secondo cui si debbono espiantare dalla donna 3 ovociti alla volta, in modo da fare poi farne uscire degli embrioni e impiantare tutte e 3 gli embrioni nella donna. Più casi emergono su questa faccenda e salta fuori che, insomma, 3 in una 20enne possono provocare un parto trigemino, perché l'organismo è ancora molto molto vivo in tutti gli... 3 possono effettivamente servire in una donna più matura, sui 40 anni, eccetera, la cui recezione è minore. Lo deve decidere il medico. Ed ecco che la Corte dichiara illegittima questa norma, che è irrazionale perché sostituisce una decisione unica del legislatore
ad una decisione che deve essere lasciata al medico che conosce le condizioni della singola donna. Seconda decisione. La stessa legge prevede che l'embrione possa essere destinato alla ricerca solo se la ricerca è finalizzata alla salute dello stesso embrione. La disposizione è chiaramente influenzata dalla visione dell'embrione, se non come persona, come vita umana che è già iniziata. La Corte dice, secondo alcuni, questo è troppo limitativo perché loro pensano che questo embrione dovrebbe essere lasciato alla ricerca comunque, altrimenti starà in un frigorifero e morirà lì nel corso degli anni senza che nessuno se ne accorga. Altri pensano che potrà essere impiantato dopo, ma potrà ancora essere destinato alla vita che ha dentro di sé e non ad altro. Non posso deciderlo io, lo decida il Parlamento. Questa fu la decisione. Ecco, vedete, siamo in materia di embrioni. Qual è il confine? La Corte in questa seconda decisione è rimasta troppo all'interno della sua area, ha evitato di entrare nell'altra e allora nell'altra decisione ha fatto una cosa contraddittoria con questo. Lascio a voi di valutarlo, ma capite quant'è delicato questo problema, con quanto scrupolo le corti lo affrontano, quanto è importante che possano vivere senza rischiare ciò che altrove è accaduto. Mi pare chiarissimo qual è la funzione della Corte, la complessità della sua funzione. Passiamo al ciclo, grazie Presidente, davvero grazie, al ciclo di domande. Io, se questo microfono funziona? Andano lì, è meglio? Per le domande, va bene. Allora, Alice, vai. Sono tutte domande che poi concorreranno a rendere ancora più chiara la funzione della Corte, a far conoscere meglio la Corte. Grazie. Innanzitutto buongiorno e buona sentita per ciascuno dei vostri interventi. Allora, per quanto riguarda la mia domanda, mi ricollego un po' in realtà a quello che già avete detto, però secondo me è importante anche dargli una maggiore importanza e quindi vado subito alla domanda. La Costituzione è sotto attacco? E ancora, quali sono i rapporti che legano la Corte con il Parlamento, la politica e i governi? E quindi la Corte, l'attività della Corte, risente del clima politico e se sì, in che modo? Grazie. Grazie, grazie. Consigliere. Lo vuole raccogliere. Allora, finiscono senza risposta. Sì, Silvia. Se vieni, Silvia. Buongiorno a tutti, e intanto anch'io vi ringrazio per tutti gli interventi e per questa opportunità. E volevo chiedere sostanzialmente quali sono poi le differenze con la Corte Suprema degli Stati Uniti, quindi in modo magari più esplicito. Grazie. Chiara? Chiara? No, non mi sentite, Chiara?
Salve, buongiorno. La mia domanda era perché la Corte Costituzionale è definita organo di garanzia? Grazie, Chiara. Sì, questa però si... Giulia, ci sei? Vai, Giulia. Questa è... Buongiorno, anche la mia è per i presidenti e la domanda sarebbe perché le fonti di nomina dei giudici sono diversificate? La voce. Perché le fonti di nomina dei giudici sono diversificate? Ambra, c'è? Ambra. Senti, facciamone sei. Perché fra l'altro si tengono. Salve, buongiorno. Buongiorno, mi unisco ai ringraziamenti. Io volevo chiedere per quale motivo la Corte Costituzionale ha iniziato a operare sola... Mi sentite? Sì. Ok. Solamente 8 anni dopo l'avvio della Costituzione. Grazie. Valerio? Sì. Con Valerio facciamo il primo gruppo di domande che sono anche piuttosto, sembrano convenienti. Buongiorno, io volevo chiedere ai presidenti quali sono le decisioni della Corte che più vi hanno reso orgogliosi. Grazie. Tu ce l'hai davanti? Fornisco io. Ecco. Io rispondo alla 1, alla 2 e alla 5. Quindi tu c'hai la 3, la 4 e la 6. Ho scelto io perché le scelte si fanno in ordine alfabetico. È un principio anche questo. Allora, i rapporti sono tendono ad essere difficili quando si sono succedute le frizioni nell'area di confine e quindi quella domanda, ma voi chi vi ha eletti, perché aprite bocca su queste cose, è una domanda che si fa molto più frequente. Per questo io dicevo, in realtà, attenzione, la Corte stessa deve fare in modo che questa domanda si affacci il meno possibile, rendendo il più chiaro possibile e il più capito possibile dai cittadini il fondamento costituzionale della decisione. La difficoltà sembra essere particolarmente forte quando le maggioranze politiche acquistano quella connotazione che ci hanno abituato a chiamare populista, che ha un elemento tipico. La maggioranza tende a identificarsi col popolo intero. Perché? Perché? Perché si forma su un terreno valoriale più che su un altro terreno che possa essere principalmente economico. Cioè siamo noi che difendiamo la famiglia, siamo noi che difendiamo i valori base della nostra etnia contro tutti questi che arrivano e vivono secondo regole e principi diversi. Siamo noi che rispettiamo la nostra religione e non diamo spazio alle altre. Una maggioranza che si forma su questo terreno valoriale è chiaro che tende ad essere assoluta, non relativa, tende a dire noi siamo il popolo. Chi la pensa diversamente non è l'attuale minoranza che può diventare maggioranza, ma è nemico del popolo. E le corti possono essere i portavoce del nemico del popolo. Ecco, è questa la sequenza
che ha portato in Polonia e in Ungheria. Ora la Polonia ne sta uscendo perché non c'è più quella maggioranza, quindi i guai accadono, ma possono essere anche reversibili. Il fatto sta ed è che è su questo terreno che si crea più facilmente la difficoltà. La Corte Suprema degli Stati Uniti non è una Corte Costituzionale, appunto. Opera, il risultato finale è come se la nostra Cassazione ritenesse, e tutti ritenessimo, che è parte della funzione giudiziaria quel controllo che dicevo prima, se la legge contrasta con la Costituzione che sta sopra. Questo negli Stati Uniti è parte normale della funzione giudiziaria. Da noi non è così, per via dei principi che ricordavo, e quindi la Corte Costituzionale è un organo di controllo completamente separato dagli organi giudiziari, che si dice opera con le modalità giurisdizionali, ma non è essa stessa organo giurisdizionale. Così la concepì Hans Kelsen nella prima Costituzione europea, che ha questo controllo, che è quella austriaca del 1920, e così è rimasta dopo. C'è una conseguenza da non sottovalutare che ogni tanto si verifica per la differenza. Da noi, quando la Corte Costituzionale dichiara illegittima una legge, la legge sparisce, addirittura è come se non ci fosse mai stata, perché si dice che sparisce ex tunc, fin dall'inizio. Negli Stati Uniti, dove la decisione della Corte più alta si impone a tutti, non perché c'è una Costituzione che lo dice, ma in base al sistema del precedente, per cui i giudici inferiori sono vincolati dalle decisioni del giudice superiore, ma il giudice superiore non è vincolato dalle proprie decisioni. Una legge dichiarata illegittima oggi, la Corte Suprema potrebbe tra 5 anni dire mi ero sbagliata, invece va bene. Insomma, in qualche raro caso questo è successo, però questo è espressivo della differenza. Perché la Corte inizia ad operare ben 8 anni dopo è per 2 ragioni. La prima è che il legislatore ci mette molto a mettere in piedi le regole di funzionamento. La legge essenziale per il funzionamento della Corte, che tutti i giudici hanno imparato piano piano a memoria, è la numero 87 del 53. Avevano cominciato nel 48 a lavorarci, ma hanno sbattuto in diversi ostacoli, uno dei quali è stato ricordato, mi pare, dal direttore da Milano, e cioè è stato a lungo in ballo l'emendamento secondo cui i giudici nominati dal Presidente della Repubblica, al Presidente della Repubblica glieli propone il Presidente del Consiglio. Ecco, ci volle un po' perché questo emendamento sparisse e non ci fosse questa appropriazione. La legge arriva nel 53. La maggioranza prevista per i giudici di elezione parlamentare è 3/5. Ci vuole l'accordo della una parte dell'opposizione. Notate, non è così per il Presidente della Repubblica, che dopo la quarta votazione, dalla quarta votazione in là, può essere eletto a maggioranza semplice. Per i giudici della Corte non si scende mai sotto i 3/5. Quindi ci voleva anche un giudice dell'opposizione comunista, ma non era pensabile per la maggioranza di allora di ammettere formalmente un giudice espresso dal Partito Comunista Italiano.
passò molto tempo, alla fine si misero d'accordo con un espediente. Il nome di un professore venne messo, non si sa ancora da chi, sul tavolo del presidente della Camera al momento della votazione, e il presidente lo lesse: professor Nicola Jäger. Venne votato da tutti. Il giorno dopo l'Unità scrisse che si trattava di una buona nomina, e così la questione venne superata. È tutto, sì. Giancarlo? Sì. Come è nata la democrazia. Cioè, mentre in Europa la democrazia è nata come eliminazione, come sostituzione, l'ha detto già Giuliano Amato, del potere assoluto del re con il potere assoluto della Camera dei Comuni, cioè del Parlamento, negli Stati Uniti invece la prima democrazia venuta alla luce, fu subito chiaro fin dall'inizio che non era sufficiente il trasferimento di poteri da un organo all'altro, sia pure profondamente diversi ovviamente i due organi, ma che fosse necessario un sistema di equilibrio, checks and balances, dicono loro. Di qui il ruolo essenziale, se vi capita di leggere, ve lo consiglio, quel libro bellissimo sulla democrazia in America di Tocqueville, una parte, un capitolo importante di quel libro è dedicato alla giurisdizione, proprio perché erano convinti che, pur essendo consapevoli del ruolo fondamentale che aveva il Parlamento, che non potesse essere attribuito al Parlamento un ruolo, un potere esclusivo e totale come quello che in Europa aveva il re. Quindi fin dall'inizio negli Stati Uniti fu chiaro il ruolo di garanzia dei giudici, i quali dovevano anche giudicare della costituzionalità delle leggi. In Europa faticò a entrare nell'opinione comune l'importanza di questo elemento di garanzia, sia nel Parlamento inglese sia nelle prime assemblee rivoluzionarie francesi. La convinzione era invece quella di un potere assoluto. Si diceva nel Parlamento inglese che la Camera dei Comuni poteva fare tutto salvo che cambiare gli uomini in donna e viceversa. Si è scoperto che può fare anche quello, ora abbiamo scoperto di recente. Però io sconsiglio di farlo fare al Parlamento. Proprio al Parlamento direttamente, sì, siamo d'accordo. Comunque faticò ad entrare nell'opinione pubblica l'idea che fosse necessario limitare in qualche modo lo stesso potere del Parlamento. Pensate che, se non sbaglio, la prima volta che è prevista nella Costituzione la Corte Costituzionale, nella Costituzione di Weimar, e quindi siamo nella Costituzione del primo dopoguerra. E poi non fu neanche attuata per ragioni che conosciamo bene e che, fra parentesi, dimostrano che le garanzie formali sì sono importanti, ma che se non c'è una base sostanziale democratica, che la prima difesa della democrazia è nella società. Quando in Germania è venuta meno, non c'è stata Costituzione che tenga, eppure si dice che era una delle più belle Costituzioni mai scritte, la Costituzione di Weimar.
Di qui quindi l'importanza di un equilibrio di poteri, un equilibrio in cui il ruolo della Corte diventa assolutamente fondamentale. Che ne dicessero alcuni parlamentari, alcuni componenti, abbiamo ricordato l'opposizione dei comunisti, di Togliatti, dei socialisti, Nenni che disse: cos'è questa bizzarria di prevedere una corte costituzionale, come pure dei grandi liberali che ancora c'erano nell'assemblea costituente. Questo tutto era frutto di una cultura e di una mentalità, fondamentalmente non è una scelta politica, ma frutto di una cultura e di una mentalità ottocentesca che concepiva ancora in Europa, nell'Europa continentale, il Parlamento come titolare di un potere assoluto. Si è capito, per primi l'hanno capito gli americani, ho detto gli Stati Uniti, ma si è capito invece che l'equilibrio di poteri è un elemento fondamentale della democrazia. L'altra domanda è la nomina. Nelle fonti di nomina, l'equilibrio dei poteri nelle fonti di nomina. Anche nelle fonti di nomina c'è questo equilibrio dei poteri. In realtà c'è una grande diversificazione sia negli organi che nominano i giudici, sia conseguentemente nella natura di questi giudici. Cioè c'è una componente che viene dalla magistratura, come nel caso mio, dal Consiglio di Stato, in cui è privilegiato l'aspetto tecnico, cioè la formazione culturale specifica del giudice. Altre nomine invece hanno un taglio più politico, le nomine sono fatte comunque dal Presidente della Repubblica, l'organo neutrale per eccellenza e per definizione, o da un Parlamento con maggioranze particolarmente qualificate. Quindi c'era questa duplice finalità di garantire sia apporti tecnici diversi, sia e quindi formazioni culturali diverse, sia idee e concezioni del diritto anche diverse, il che arricchisce enormemente la Corte. E per me, per esempio, ho fatto sempre il giudice, è stato un grande arricchimento avere poi a che fare e discutere con docenti, con professori universitari, quindi con un mondo con cui certo avevo avuto anche in passato a che fare, ma che altra cosa è poi discutere in concreto sulle singole questioni. Quindi è una scelta fatta dai costituenti, quella della varietà delle origini dei componenti della Corte, assolutamente meritevole sotto tutti i punti di vista. E quali sono le decisioni della Corte nelle quali siete più orgogliosi? Ma devo dire la verità, io ripeto, ho fatto sempre il giudice, ho fatto il giudice amministrativo quando il diritto amministrativo era una cosa ancora abbastanza vaga, quando non c'era la legge sul procedimento amministrativo, quando non c'era un codice, e come giudice amministrativo, come consigliere di Stato, quindi abbiamo contribuito a creare la nuova amministrazione costituzionalmente corretta. E così come giudice costituzionale mi sono trovato ad affrontare una serie di problemi e di questioni che a me, giovane magistrato, non erano neanche concepibili. Il problema forse di queste vite così lunghe che abbiamo ora è che ci troviamo di fronte ad una società che cambia totalmente e che ci obbliga ad un continuo sforzo di adeguamento e di ammodernamento mentale e culturale. Quindi più che di una singola decisione, io direi che sono orgoglioso
se mi permettete questo termine, di tutta una vita professionale caratterizzata dallo sforzo di essere obiettivo, di superare i miei pregiudizi e di avere come stella polare la nostra Costituzione, la nostra bella Costituzione repubblicana, che non sarà la migliore del mondo, ma che è un'ottima, specialmente nella prima parte, veramente un'ottima Costituzione. Grazie. 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 Adesso io farei un gruppo di domande che riguardano proprio in maniera, diciamo, mirata, specifica, l'informazione. Quindi pregherei Miriam, Eugenia e Francesco, di venire al podio e di succedersi in queste tre domande che raggruppiamo. Grazie. Intanto grazie nuovamente per essere qui e per questa bella esperienza. Volevo ringraziarvi per questa bella esperienza. La mia domanda è: quali sono le difficoltà a comunicare l'attività della Corte? Scusate l'emozione. A comunicare l'attività della Corte. Buongiorno. Sì, io volevo chiedere come ha risposto nel suo complesso il sistema dell'informazione a queste aperture della Corte alla società. Grazie. Francesco, eccomi. Mi associo ovviamente ai saluti e ringraziamenti dei miei colleghi. Volevo fare una domanda partendo da una citazione di un passaggio del libro, che è questa: farsi capire è un dovere di ogni potere dello Stato. Ed è un qualcosa che penso possiamo associare anche tranquillamente al giornalismo. Ma allora la domanda è: per andare oltre i famosi 1500 rettori che con una formula fortunatissima, insomma, ne parlava tranquillamente Forcella, Enzo Forcella, e facendo riferimento a una comunicazione istituzionale che troppo spesso è anche soppiantata da una comunicazione politica invece molto più percepita, molto più presente, ma anche di più bassa qualità, quali sono effettivamente i mezzi e i modi che abbiamo a disposizione secondo voi per cercare di implementare questo tipo di comunicazione e permettere al cittadino, ai cittadini, di essere più inclusi in questo tipo di comunicazione, più di quanto lo si è già fatto? Grazie. Chi vuole iniziare? Questi sono i giornalisti che devono rispondere. La prima è proprio secondo me possiamo trasversalmente attraversarle, anzi, è interessante che è vero, io mi riconosco perfettamente in quello che ha detto Marco da Milano, credo di non aver mai tolto i panni della giornalista da una parte e dall'altra della barricata, anche perché in alcuni casi siamo tutti dalla stessa parte della barricata. E anzi ci tengo a dire che io ho impostato il mio lavoro in quegli anni, lo dico perché non è per niente scontato, anche se può sembrare che lo sia, come servizio, non come potere. Cioè chi in genere ricopre il ruolo di portavoce, in genere, spesso accade purtroppo tra i colleghi, che si senta investito di un potere, no? Più che diciamo di un servizio alla collettività. Per me è stato fondamentale questo e penso anche di esserci riuscita abbastanza bene. Certo non è stato facile, dicevo prima, è stata una strada tutta quanta in salita, perché si fa presto a dire comunichiamo, parliamo, ma rispetto ad un'istituzione che molti hanno e continuano a percepire come chiusa appunto in una torre d'avorio, perché solo se sei chiuso in una torre d'avorio, solo se parli in latino, come si dice nel libro, cioè per non farti capire ad uno stretto pubblico di persone che poi ti devono tradurre con tutto quello che significa tradurre, non è detto che sia una traduzione fedele, tradurre tra virgolette, allora sei autorevole. Se invece parli come Mangi, come è un'espressione che usa nel libro spesso il presidente in particolare, cioè se tu parli in una maniera chiara, comprensibile, accessibile, inclusiva, ok,
Allora perdi autorevolezza, paradossalmente. Guardate, è così, purtroppo è così. E così è stato recepito, per esempio, da alcuni, soprattutto nel mondo dell'accademia, va detto, diciamo, le critiche che la Corte ha avuto per la sua comunicazione sono venute principalmente da alcuni costituzionalisti. Criticavano i titoli, per esempio, un titolo è rimasto famoso, era il titolo sulla legge Merlin, che faceva la legge Merlin ai tempi delle escort, scandalo, oddio, ma come? Eppure era un modo di dire che veniva quella legge naturalmente valutata dalla Corte in un tempo diverso da quello in cui era stata approvata. Ma insomma, per dire piccole cose, oppure critiche a come venivano confezionati i comunicati stampa. Io naturalmente ho cercato di fare in modo, ho applicato le regole che mi hanno insegnato quando io ho cominciato a fare la giornalista. Io mi definisco una giornalista per caso, perché in realtà non avevo la vocazione della giornalista, facevo l'avvocata, non avrei mai pensato di fare la giornalista. È capitato, mi è piaciuto, come si suol dire, ma ho dovuto imparare veramente da zero. Io ho dovuto azzerare un linguaggio che faticosamente avevo imparato all'università, alla facoltà di giurisprudenza, e che è proprio il linguaggio tecnico, giuridico, per cui ho dovuto imparare a scrivere in un modo, ed è stato lungo e faticoso come percorso, per farmi capire da tutti. È durato tanti anni, forse ancora oggi io cerco di imparare. Non è la bella scrittura, è la scrittura chiara, la scrittura comprensibile appunto a tutti quanti, e ho cercato di fare la stessa cosa con loro. Quindi uno schemino, il comunicato stampa doveva essere la notizia. Qual è la notizia? Che cosa avete deciso? In sintesi, che cosa avete deciso? La notizia. Chi l'ha deciso? La Corte. Quando? Con la sentenza. Perché? E un po' di motivazioni. Ecco, questo schema semplice, che doveva evitare, tra l'altro, citazioni latine oppure riferimenti a commi, a linea e quant'altro, è stata una, come dire, ci ha messo del tempo a passare, soprattutto negli ambienti dei costituzionalisti. Nell'ambiente dei giornalisti invece ci sono state, registro velocemente, un paio di reazioni. Tra l'altro nel libro c'è, nel capitolo l'ultimo dedicato ai referendum, che è stata una vicenda molto importante per l'ultima tornata di referendum, devo dire una parte che ho volutamente dedicare alla nostra categoria, perché io sono rimasta molto colpita dalla reazione di alcuni colleghi, non quelli, devo dire, che solitamente seguono la Corte Costituzionale come l'ho seguita io per tanti anni al Sole 24 Ore, che quindi sanno, conoscono, fanno domande, capiscono, studiano, no, quelli che si mettono in cattedra, pensano di conoscere tutto, di sapere tutto, salvo poi, mi dispiace dirlo, per esempio, ignorare la Corte Costituzionale in alcuni snodi fondamentali dell'informazione, qual è, secondo me, anche sto divagando, forse quello della riforma adesso costituzionale, perché nel dibattito sulle ricadute della riforma del premierato, secondo me, si è, sbagliando, ignorato totalmente quali sono, possono essere le ricadute anche sulla Corte Costituzionale. Ma chiusa questa parentesi, alcuni colleghi sono stati, anche perché mi conoscevano, devo dire, e quindi tra di noi c'è sempre stato un rapporto di fiducia e di correttezza, e quindi con loro non ci sono stati mai problemi. Io devo dire che forse loro lo sanno, mi sono fatta carico più dei problemi dei colleghi, gli orari, quando fate i comunicati, non potete farli alle 7 di sera, bisogna farli in un orario in cui sia possibile approfondire, le conferenze stampa, massimo spazio a tutte le domande possibili e immaginabili, si va fuori, non ci sono filtri alle domande. Questo è stato l'approccio.
Però c'è stato anche chi, appunto, ha avuto nostalgia del giudice che parla, deve parlare solo con le sentenze, che è un paradosso se ci pensate, perché come può un giornalista rifiutare, tra virgolette, il massimo della trasparenza che gli viene offerta? Cioè, è pazzesco. Eppure c'è una risposta, almeno io mi sono data una risposta. E la risposta sta nel fatto che purtroppo in un paese che non è stato abituato a frequentare la trasparenza, purtroppo per una serie di ragioni, non si ha, come dire, dimestichezza, poi non ci si sa muovere, non ci si sa misurare con la trasparenza, si preferisce molto di più la segretezza, l'ambiguità, perché nella segretezza, nell'ambiguità, nell'oscurità, ognuno può ricostruire e dire quello che vuole, senza che nessuno lo possa, sconfessare, perché oggi una smentita, soprattutto, diciamo, con i tempi con cui corre la comunicazione oggi, non vale niente. Questo è un problema ed è un problema serio, molto importante, che secondo me va affrontato dalla mia categoria. Ultima cosa, sono appunto gli strumenti e i mezzi anche della comunicazione, necessariamente della comunicazione, e quindi sì, abbiamo parlato i podcast, l'app, cioè è evidente che viviamo in un mondo in cui sia per lo sviluppo delle tecnologie, sia per la crisi che attraversa l'editoria purtroppo e il giornalismo professionale, bisogna creare dei canali di accesso diretto dei cittadini alle informazioni delle istituzioni, e questo abbiamo cercato di fare, fermo restando l'importante supporto da dare ai media, per cui ogni cittadino doveva avere la possibilità, per capire che cosa è successo, di andare sul sito della Corte, scaricarsi l'app, sentire un podcast, leggersi il comunicato stampa, risentire, riguardare il video di una conferenza stampa. Cioè, questo significa comunicazione trasparente, social, anche attraverso i social, e non è stato facile per le caratteristiche dei social, abbiamo cercato, ma anche momenti di vita della Corte, pagandone un prezzo anche lì durante, in occasione dei referendum, con il famoso pelo nell'uovo, per cui ci siamo sentiti dire recentemente: ma forse non avete fatto troppa comunicazione in quel caso, non avete usato, cioè, i social, i comunicati, la conferenza stampa? Cioè, sentirsi dire da un giornalista che c'è un eccesso di comunicazione, che tra l'altro può essere, no, che tra l'altro può e deve essere riscontrata, attenzione, perché non cala dall'alto, ma io ti do anche la possibilità di riscontrarla con le fonti, ecco, questo devo dire è un segnale brutto, secondo me, per la democrazia. So se sono stata un po' troppo cattiva. Certo. Molto altro da aggiungere a quello che ha già detto Donatella. Posso dire da questo punto di vista che sia come giornalista politico parlamentare, poi a maggior ragione come direttore, sono abituato a ricevere telefonate dei portavoci dei vari politici o delle varie istituzioni che in genere chiamano per protestare per qualcosa, e posso dire che con Donatella, pur essendoci stati alcuni di questi momenti, io ricordo proprio a proposito di questa conferenza stampa sui referendum, non posso dimenticare una lunghissima telefonata un sabato mattina, credo, dove ci siamo confrontati, e devo dire che era un confronto veramente tra colleghi che facevano il loro lavoro, e anche avendo su alcuni punti ho rivissuto quella conferenza stampa con il libro,
su alcuni punti, dei punti di vista diversi, però davvero era un momento, diciamo, alto della nostra, del comune lavoro, di cercare di capire e cercare di informare. Quindi io ho trovato questo lavoro di trasparenza della Corte Costituzionale qualcosa di veramente di molto positivo e una delle cose migliori che sono successe in questi anni, perché contemporaneamente, per arrivare anche alla questione che poneva Francesco, quella dei 1500 lettori, noi abbiamo avuto un momento in cui da un lato abbiamo un momento di ipercomunicazione che però ci fa capire meglio le cose. No, non ce le fa capire meglio, cioè i nostri colleghi più di altre generazioni dovevano fare i conti con la penuria delle notizie, con l'oscurità. Noi facciamo i conti quotidianamente con il frastuono, ma è un altro modo per non far capire nulla, cioè non è che c'è solo calare il buio in sala. Anche se tutti parlano di tutto, poi capire qual è la gerarchia delle cose importanti, cosa sta davvero accadendo, diventa un problema. Quindi da questo punto di vista una comunicazione trasparente, rigorosa, professionale, che entra in contatto con quello che poi serve ai giornalisti e non li vive, questo è fondamentale. Aggiungo, perché ne ha fatto adesso un accenno Donatella, che è un'altra questione riguardo alla libertà di stampa, la crisi del settore editoriale, che ricade soprattutto sui ragazzi e le ragazze vogliono fare questo lavoro. Non c'entra niente con questa mattina, ma Pino Mennella è uno degli animatori di Ossigeno per l'informazione, le querele temerarie che uccidono il giornalismo d'inchiesta. La crisi di molte testate, la crisi industriale del settore editoriale che trasforma tutti i giornalisti, soprattutto i giornalisti d'inchiesta, li rende più deboli. Ma invece per quello di cui stiamo parlando oggi, i giornalisti specializzati, cioè giornalisti che hanno il tempo di crescere, io sono entrato in Parlamento, all'inizio entri e sei solo stordito dai 630 deputati come erano all'epoca, 315 senatori, tutto quello che ruota attorno, i funzionari del Parlamento, il processo legislativo. Hai bisogno di tempo per specializzarti e devi stare lì tutti i giorni, così vale per chi fa cronaca giudiziaria, così vale per chi segue la Corte Costituzionale o il Quirinale. Noi oggi siamo in situazioni in cui è tutto mordi e fuggi, in cui tanti giornalisti, soprattutto più giovani, devono fare 300 cose insieme e non sono assistiti certo da maestri che abbiamo avuto noi nel nostro percorso. Scusate che vado proprio su queste questioni che sono molto quotidiane, ma poi ridendo e scherzando, strappando di qui, strappando di là, ecco che viene meno un punto centrale della democrazia, che è l'informazione corretta, professionale, informata, che capisce le cose e quindi le sa restituire. E questo diventa poi un problema cruciale, perché poi quando si fanno delle piccole, apparentemente piccole, minuscoli, apparentemente minuscoli slittamenti, poi ti ritrovi che a un certo punto ti viene a mancare qualcosa che è fondamentale, ma non te ne sei neanche accorto. Un'altra regressione democratica che avviene senza che qualcuno dica cosa sta succedendo. E questo l'ha detto Peppino all'inizio proprio, i primi a non dirlo siamo proprio noi, la nostra categoria, il nostro organismo, che spesso discute di cose molto, molto piccole, molto minime, e non si accorge della famosa mucca nel corridoio. È la mucca nel corridoio.
Grazie. E volevo rispondere a Francesco che ha lasciato una porta aperta per il futuro. Secondo me, il microfono se mi potrebbe passare questo. Grazie. E secondo me, cosa è avvenuto prima del 2017? Esistevano dei casi singoli in cui i giudici davano il proprio parere del lavoro interno della Corte Costituzionale, però perché prima del 2017 il cambiamento non è avvenuto? Perché parlavano con persone che già sapevano. Quindi dal 2017 è avvenuto un progetto, possiamo dire, un lavoro per cui ci si doveva far conoscere. Ugo Spagnoli nel 1996 scrive, giudice della Corte Costituzionale, scrive il problema della Corte Costituzionale e lui qui dice: ho paura perché mi rendo conto che quando devo scrivere una sentenza o giudicare una sentenza non conosco veramente quali potranno essere le conseguenze che questa sentenza avrà sulla società civile e come ci si può proiettare al futuro, oltre che facendoci conoscere quello che sta facendo la Corte Costituzionale, è anche conoscere, che è quello che ha fatto la Corte durante questo viaggio, entrando nello specifico nelle carceri, che è un problema effettivo, soprattutto italiano, conoscendo la realtà, per poi appunto poter scrivere delle sentenze che rispecchino il problema dando una soluzione reale. Io credo che quando tu chiedi come ci si potrà muovere nel futuro, continuo a ribadire l'importanza della comunicazione, dell'intelligenza, del saper sfruttare i social per arrivare ai giovani attraverso un linguaggio semplice, lineare, ciò che fa Donatella Stasio con il suo linguaggio giornalistico all'interno del libro, attraverso un'analisi dei social, un'analisi che possa ricevere un riscontro del pensiero del cittadino italiano. Ragazzi, gli studenti, Luca, Luigi, Giulia, dov'è? Ah, Giulia, stai là. Scusami, non ti avevo visto. Buongiorno, io volevo chiedere ai presidenti, sempre riguardo. Ah, grazie. Sempre riguardo a una differenza con la Corte Suprema degli Stati Uniti, perché quando la Corte Costituzionale qui in Italia assume una decisione non sappiamo, diciamo, i pareri dei singoli giudici a differenza di quanto succede lì? Grazie. Buongiorno, grazie mille. Lorenzo, professore. Sì. Lorenzo. Buongiorno, ringrazio molto i vostri interventi. La mia domanda è rivolta ai due presidenti. Volevo chiedere se una scarsa conoscenza della Corte può aver contribuito anche cause esterne, per esempio il potere politico, che forse si è dimenticato dei giovani, della loro educazione civile. Vi ringrazio. Buongiorno, la mia domanda è per il Presidente Coraggio in particolare. Lei è stato, diciamo, mi prendo una piccola licenza, un rivoluzionario inaspettato, perché molte persone non si aspettavano che lei andasse nelle direzioni che poi effettivamente ha preso. E in particolare ha aperto il lessico della Corte al linguaggio di genere e volevo appunto chiederle se a questo ha contribuito la figura materna, che appunto viene definita femminista ante litteram. Brava. Perfetto. Questo poi sentiremo. Devi dire la verità, che sennò sembra che non lo sanno. No, la verità. Adesso la devi raccontare quella storia perché è femminista. No, perfetto. Sì, comincia il presidente Amato. Sarò molto rapido. Noi non abbiamo la dissenting opinion. Aspetti un attimo. Aspetti. Non abbiamo la dissenting opinion. Io scrissi a favore della dissenting opinion nell'anno 1964 in un libro a cura di Costantino Mortati,
Col passare degli anni ho maturato molti dubbi sulla dissenting opinion. I primi dubbi me li ha messi la Corte Suprema americana stessa, nella quale è chiarissimo che giudici propensi, mi scuso per lo scarso femminismo dell'espressione, ma è molto usata, propensi a fare la prima donna, non si capisce perché sia una propensione attribuita alle donne, quando i maschi propensi a fare le prime donne forse sono ancora più numerosi, ma così si dice. Non fanno alcuno sforzo di incidere sulla decisione collegiale e preferiscono di gran lunga che la loro opinione rimanga fuori, così poi possono fare la dissenting opinion, andare sui giornali e avere uno spazio individuale. Ho notato che ci sono maschietti italiani che sembrano aspirare alla stessa cosa. Io ho notato da giudice che invece, se tu non hai altro spazio per la tua opinione che non quello di convincere gli altri, il lavoro di un collegio come quello della Corte è un lavoro formidabile nel quale si riesce ad incidere l'uno sull'altro e a fare in modo che la decisione finale non sempre, ma sia partecipata da tutti. La seconda ragione per la quale oggi ho dubbi ancora maggiori è che, lo dicevamo prima, sui grandi temi etici, vedete in Parlamento e non solo nel Parlamento italiano quale difficoltà ci sia a trovare soluzioni comuni, perché le opinioni si radicalizzano all'estremo e non lo cercano il terreno comune. Non lo cercano negli Stati Uniti, non lo cercano in Francia, non lo cercano in Italia. Ecco, estendere questa malattia anche alla Corte Costituzionale mi sembrerebbe semplicemente un danno. Discutendo l'altro giorno, prima con un collega di voi giornalisti e poi con un ex collega della Corte, però pensavamo che se nella motivazione della Corte si dicesse esplicitamente questo è quello che tutti pensiamo, ma Giuliana Amato ha un'idea diversa, no, non questo, ma gli argomenti dei dissenzienti venissero con chiarezza messi a fuoco, dicendo perché non sono stati accolti o perché sono stati accolti solo in parte, questo attraverso la motivazione della sentenza assolverebbe ad un ruolo di chiarificazione senza avere i difetti della esplicitazione della dissenting opinion. Infine, devo dire la verità alla domanda: la scarsa conoscenza hanno contribuito cause esterne, in particolare sarà perché ho fatto politica, ma questo mi sembra il classico caso in cui attribuiamo alla politica anche questa colpa, tanto che cambia, ne ha già talmente tante, diamole anche questa. Cioè, è vero che l'educazione civica nella scuola ha trovato meno spazio di quanto ne avrebbe dovuto trovare. Qui le colpe sono variamente suddivise, ma francamente che nella collettività in senso lato ci sia stata questa scarsa attenzione alla Corte non mi sembra di poterlo imputare al sistema educativo e alle discipline che esso contempla, bensì a tutto il sistema comunicativo e informativo del Paese. E ora tutto sulla mamma di Giancarlo Coraggio. Cambiamo tema, andiamo al sud. Questa deve essere una bellissima chiusura. Il suggerimento viene da Donatella, perché ne abbiamo parlato, lei è rimasta molto colpita da questa mia madre, femminista ante litteram.
Sì, accetto di parlarne. Anzitutto sì, per ricordare mia madre, quindi la mozione degli affetti, ma anche perché secondo me potete trarne voi ragazze soprattutto qualche insegnamento. Velocissimamente, tenete presente che mia madre era del 1898. Tenete presente anche che io sono stato concepito in limine, perché sono vecchio ma non ultracentenario. Comunque, mia madre quindi è nata all'università negli anni 20, si è laureata in chimica pura. Ecco perché dico che può essere un insegnamento utile per voi. Proprio ora, in questi giorni, si sta discutendo sul fatto, si sta constatando il fatto che c'è ancora una grande ritrosia delle donne, delle ragazze, a seguire studi scientifici e tecnici. Da questo punto di vista, quello di mia madre può essere un utile insegnamento. Né si è accontentata di questo, perché poi, volendo liberarsi della famiglia che aveva avuto dei problemi di ordine finanziario, prende anche quella che allora era un diploma in farmacia, se ne va a dirigere una farmacia in Africa orientale. Capite bene che per l'età siamo davanti veramente ad una donna particolare per l'epoca, sicuramente particolare. Ma ripeto, se ne parlo e soprattutto per incoraggiare, invogliare voi ragazzi voi ragazze a dedicarvi anche a studi che non fanno parte della nostra tradizione femminile, che sono gli studi scientifici. Abbiate coraggio, impegnatevi in quella direzione. Sono sicuro che distruggerete come al solito noi poveri maschietti. No, non basta, perché c'è la questione della introduzione del lessico di genere, che lei non ha ancora risposto. Perché dire studentessa, non studente, avvocato. Avvocato. Quello mi è sembrato assolutamente normale, non fosse altro che ma non era normale. Avvocata nostra, dicono le preghiere della nostra, mi pareva normale chiamarle avvocate. Io sono stato a fare altre cose presidente del Star Campania a lungo, dove a quanto pare ho lasciato un buon ricordo, tanto che hanno voluto ricordarmi con un piccolo convegno. Una delle cose di cui mi sono grate le avvocatesse napoletane è che il mio predecessore chiamava gli avvocati avvocati e le donne signore e signorine. Cosa che per me è veramente inconcepibile. E quindi ho chiamato normalmente a chiamarle avvocate. Che mi siano grate per questo dimostra quanto eravamo ancora arretrati dal punto di vista della parità di genere, insomma. Il che tra l'altro comporta anche dei problemi, perché poi in corte costituzionale alcune vogliono essere qualificate col maschile, anche nella firma, non alcune vogliono essere non solo in corte, e quindi è una cosa molto delicata, bisogna stare molto attenti quando ci si muove in questo ambito. L'unico mio piccolo vanto è di non averle chiamate signorine, insomma, questo mi pare il minimo. Io non ho anche perché abbiamo fatto quasi tre ore, grazie a voi, è stata mi pare una mattinata che ha avuto un suo interesse, diciamo, e ci restituisce all'esterno un po' più informati di prima. Ma la chiudo qua, sennò poi la faccio lunga, mi commuovo e grazie. Grazie. Grazie a voi.